Vai vai. vai, vai, prego. Andrea Bright, signora Aspetta, aspetta Andrea. Scusa. buonasera a tutti. Scusate, ma c'è di, di nuovo quel problema del crepitio. Prova a slogarti di nuovo, Andrea. Scusami, ma si vede che c'è qualcosa, eh sì, eh. purtroppo. Ciao a tutti, ragazzi. Buonasera. Scusate, abbiamo un piccolo problema tecnico che si è notificato adesso, per cui l'audio non è perfetto. Uh, adesso aspettiamo che, che Andrea rientri un secondo. Eccolo qui, vediamo un attimo. Ok, si è proprio verificato in questo momento. Eccolo qua, vediamo. Ecco, dovrebbe essere. Oh, sai, sì. Ok, adesso siamo a posto. Vai, vai. Allora. Andrea! Ciao a tutti, buonasera! Ciao, ciao Marco! Ciao, 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 Grande Andrea, grande Andrea! intanto, benvenuto nella mia home, nella fant home, ok? E eh, ecco, fa... voglio dire una cosa importante. Ah, ah scusa, prego, prego. S sì, sì, dati pure, di pure. No, volevo dire che Marco mi ha invitato Dai, tempo ecco. fa e io, dato che non sapevo ancora del fatto del libro, se sarei riuscito a farlo uscire a dicembre, oppure no, mi ero tenuto un po' sul fatto di fare interviste che mi erano state richieste da più situazioni. Poi quando ho visto che la situazione Libro invece eh, ha preso delle altre strade per questioni che poi magari racconterò, allora ho ricontattato Marco che gentilmente eh, insomma, ci siamo messi in contatto, abbiamo deciso di, di poter fare questa, questa intervista e mi fa molto piacere. Certo, Grazie. Certo, no, perché tanti mi hanno chiesto, eh, ma... Si... Appunto, mi avevano chiesto: Ma invita, invita Andrea io, io ti avevo invitato. Però, giustamente, in questo momento ha altri impegni. Per cui, e come promesso, devo dire la verità, mi hai, mi hai chiamato gentilissimamente. E, eh, e sei qui stasera. Eh, per me è un grande onore, perché insomma, sei uno dei nomi altisonanti del chitarrismo italiano e non solo italiano, ovviamente, perché chiaramente sei un artista. C'è un artista uh, d'eccezione che tanti aspettavano, infatti sono già tantissime persone, siamo tre, 300, quindi <ride> questa sera la platea, nonostante diciamo, la, situazione, la situazione dei live non è più quella che, che normalmente, dopo magari spendiamo anche due parole per, per queste cose qua, perché ovviamente è importante questa situazione che eh, sicuramente penalizza moltissimo gli artisti. E questo spazio, diciamo, nella, nella mala sorte della pandemia, bene o male, dà la possibilità a noi, comuni mortali, e a voi, <ride> diciamo, che siete nell'Olimpo, di venire in contatto. Ma tu, guarda Andrea, veramente, cioè questa mm -hmm. cosa qui eh, è, è veramente bellissima. C'è cioè, il fatto di poter condividere, cioè, la parola d'ordine di Phantom è condivisione. E devo dire che... Eh, voi artisti eh, avete accolto questa, questa, questa cosa di condividere insieme a noi in questo momento particolare eh, e credo che quando si, si riprenderà ci sarà, un, ci, ci sarà un, una svolta cioè delle, la musica verrà percepita in modo diverso almeno per quello che è, quello che è successo nell'interno di Fantoma perché effettivamente c'è stato un punto di incontro dove eh, anche questa sera eh, parleremo di te parleremo di tutto quello che vuoi, che vuoi dire perché effettivamente è un momento sì. eh, è un momento per te e, e c'è proprio una sorta di, di, di contatto, di condivisione, di avvicinamento tra quello che era l'artista e, e, diciamo, il pubblico che siamo noi sostanzialmente. E questa è veramente una cosa che a me piace moltissimo, anche perché poi si scoprono delle persone. Io ho avuto modo di, di parlare con te parecchio, perché cioè, abbiamo fatto le prove, le connessioni, e effettivamente Andrea è, è uno spasso, quindi stasera ci divertiamo. E, ed, e ovviamente io non ti conoscevo da questo punto di vista perché eh, non, non potevo conoscerti se non frequentandoti, ecco. questo, E questa per me è una grandissima possibilità. Bene, ragazzi, Andrea Braido, io direi di presentati. Presentati, sì, chi è Andrea Braido? No, lo dire due parole. Allora, mm. beh, innanzitutto grazie per quello che dici e mm. io ci tengo a precisare molto. Cioè, ehm, non è che io sono ehm, quei falsi modesti che dice... Cioè, Io sono consapevole di quello che ho fatto, delle esperienze che ho avuto, di quello che faccio per la musica tutti i giorni, però, credetemi, per me ogni giorno è un giorno nuovo per imparare o rimparare nuove cose. E, e mi sento veramente... Poi adesso in questo periodo, poi parleremo, sto facendo un nuovo disco e mi accorgo di quanto puoi fare sempre meglio, no? Quindi... Non c'è limite al miglioramento, no? E quindi mi sento molto tranquillo. Sull'altro fatto sono molto d'accordo, anche se io personalmente sono sempre stato molto in relax con queste cose qua, no? Cioè, generalmente cerco di rispondere alle persone quando mi scrivono anche sul, sui social, così. Chiaro che eh, se fanno delle domande molto personali, a volte eh, ci sono degli argomenti anche delicati, sensibili, che toccano altre persone, quindi allora. Non è che posso rispondere come se ti incontrassi al bar che ci vediamo lì faccia a faccia, mi dici: ascolta, ma come sei a storia? E io ti attacco a parlare in Veneto di Temo, per fare un esempio, no? Oppure se incontro un mio amico calabrese, dico allora, che stai facendo? Hai comprato la cosa, allora si inizia a parlare. Però deve essere una dimensione non da social, che dall'altra parte è una persona che è virtuale, no? In quel momento certo, certo. Ma cosa ti posso dire? Io mi sento un. Fortunato di aver avuto questa, questa predisposizione naturale, perché nel mio caso proprio eh, la didattica è entrata molto tardi no? e ancora adesso quando io suono penso sempre in termini di emozione. Chiaramente ho passato degli anni a combattere per capire soprattutto la chitarra, certe cose che da autodidatta ho fatto molta fatica, però quando me ne sono impossessato era come prendere... Come un, un, uno scultore che prende la creta e fa una, una cosa, capisci? Cioè, era entrare in un modo non perché mi è stato indotto da un insegnamento, da qualcosa, ma perché le orecchie, cioè, sentivo di dovermi avvicinare a quel suono. Chiaramente mi ha aiutato moltissimo a suonare la batteria, eh. che la suono tuttora, però c'erano degli anni che suonavo solo la batteria, e quindi ho potuto ascoltare della musica impressionante e anche vedere dei musicisti, perché ovviamente. Quando suonavo in Trentino, giovanissimissimo, avevo, dagli 11 anni in poi, fai conto, eh, in questi gruppi di gente di Trenta ogni tanto arrivavano dei tipi con la Gibson, Diavoletto, oppure arrivava il tipo con la Strato e il chitarrista mi diceva, Toivara, le arriva un con la Gibson, Barbara, quella è vera quella lì, <ride> che lui aveva limitazione, no? Quindi, quella è vera. Noi lì così, hai capito, con l'astuccio aperto, a guardare sta chitarra come se avessimo visto un, un ufo, perché eh sì, non eh. era così facile in Trentino vedere una Stratocaster e una Diavoletta. Eh. Poi magari i tipi non sapevano suonare, però già però. il fatto di vedere una Strato bianca, pallettone, come quella di Hendrix, cioè, io che da batterista mi emozionavo, no? ho detto "Che strana cosa", infatti L'aggancio con la chitarra è successo subi quasi subito dopo, mm. ecco questo a grandi linee. Insomma, ecco. ah, quindi tu hai cominciato poi come batterista, poi come chitarrista sì, a quattro anni. Pensa a te, mettevo dappertutto. A un certo punto, mia madre mi mm. ha detto: <ride> eh, Ascolta, ti faccio una batteria. Ha preso due fustini <ride> del Dash, <Dutch, ride> che allora il detersivo <ride> era <ride> enorme, sembravano dei timpani. <ride> mi sono fatto questa batteria continuavo a scuola problemi pazzeschi perché continuavo. Sai, il classico. Sì, sì, sì. un <ride> sui banchi che mandava in, in delirio sì, il sì, sì, sì. di tedesco. Io non volevo imparare il tedesco, quindi mi facevo mandare fuori dalla porta volutamente. Poi mi sono pentito perché se avessi saputo il tedesco quando ho suonato, uh -huh. o mi capita di suonare in Germania, è molto utile, uh -huh. però non mi piaceva, mi suonava male, uh -huh. e allora mi facevo mandare fuori dalla porta. Uh -huh. E poi la batteria, la prima batteria giocattolo, e da lì poi insomma è diventata una cosa seria. Stavo anche 3-4 ore. Chiuso in una stanza di una, della zia di un mio amico che, aveva, che faceva la sarta, quindi io sentivo tutti i giorni. Sai quando fai sì, la maglia? È, è. Infatti, fa: Ma non è che gli davo fastidio a suonare tutto il dì? No, non è che do fastidio, eh, non sento niente perché qua è un casino. Mi fa tutto il dì, c'è anche tanti suona, però non sta a esagerare perché ogni tanto ci davo dentro che spaccavo le bacchette, cioè ero furioso. Stavo lì, mi suonavo roba degli Emanuele e Palmer, delle orme. Ehm, traffic, cioè tutto quello che io ascoltavo da gente più grande cercavo di suonare sulla batteria esatto, eh. da lì è diventata una cosa seria insomma cioè è diventata proprio una roba potentissima pazzesco e, e quindi la chitarra poi come è cominciata cioè, poi la classica domanda ah. che fanno sempre da cosa ti è ispirato i chitarristi così giusto? Eh, allora per... c'è da dire che mm. suonando la batteria quei dischi lì ho ascoltato dei grandi oh, chitarristi beh, perché? Ascoltavo i Traffic e comunque c'era il eh, leader dei Traffic, Windows, che comunque suonava la chitarra in un certo modo. Ascoltavo i Chicago, Terry Cut, uno dei miei oh, ispiratori, yeah. soprattutto nei primi, de, da Chicago 1, mm. diciamo, mm. il primo Transit Authority, il Chicago numero 5, 5, c'è cioè, cioè un grandissimo esempio di blues, di rock blues. Poi il mio amico, il famoso mio amico pasticciere, che mi ha sempre, Luciano, che mi ha sempre... Eh, fatto ascoltare i dischi con una grande pazienza perché io ero veramente vorace. No? Cioè, andavo a casa sua, mm. vedevo tutti questi vini lì: dicevo, è quello lì, cos'è quello là? Cos è? Yeah. E ogni ah, tanto sì. tirava fuori ah, sì. dei dischi di Wes Montgomery, sì, di, sì, sì, di sì, Hendrix. Sì, sì. E quindi, mh, come, come batterista, ascoltavo dei grandi chitarristi. Perché ascoltando Busto, esatto. ah, ho ascoltato praticamente Alvin Lee, eh, Pete Townshend, ho ascoltato. Ehm, Santana, eh, Kina, eh, Hendrix, eh, il chitarrista che c'era nella Paul Bottas, Paul Bottas, Paul, Butters, Butters, non ben, quindi, <ride> Paul Band e quindi era un, una roba pazzesca, no? E quindi la chitarra è come se io avessi avevo già in mente delle note, delle cose, uh -huh. e ehm, grazie anche a mia sorella che eh, portò a casa una chitarra, dicevo, guarda, a me fanno male le mani, lei andava all'università proprio a Padova, faceva la, la psicologia come. diciamo Materia, mm -hmm. come ne... sì, sì, <ride> che si dice a facoltà. Ah, facoltà, grazie, e praticamente mi porta la chitarra, ha detto: Guardi, non la voglio, detto, no, dai, dai, a me, e io la cordai, tutta. Mi ricordo in me, no? in una nota sola, <ride> e facevo delle cose, robe molto arabe. Infatti, mi ha detto: Sembri un turco, ho detto, Beh, aspetta. <ride> perché sentivo questo sound un po' sita no? tutto in me che era molto carino infatti la prima cosa strana che mi colpì che subito cercai questa, questa scala che non è diciamo la prima scala che uno ha in mente perché a scuola tu dall'asilo con la, col flauto alle, alle medie ti, ti massacrano con la scala di do maggiore ovviamente io invece ho iniziato è a sentire questo suono cioè mi piaceva troppo mm. e l'avvento col blues è stato la, il collante diciamo no? perché chiaramente ascoltando il primo Santana parlo del Santana proprio primordiale anche eh, il disco Carlo Santana Budimais dal vivo, lì c'è molto blues no? sì. quindi a volte senti tutte queste cose e ho voluto entrare subito in quel mondo lì che è stato un po' l'inizio Hendrix era denso di blues quando ho scoperto Sempre per caso un disco di Parpola, anche lì ho sentito che sarà molto blues, anche se molto più elaborato, in un certo senso dal punto di vista chitaristico. E quindi da lì pian piano suonando, suonando, finché a 16 anni è scoppiata la chitarmania. Proprio, cioè suonavo mm. 6, 7, 8 ore al giorno, anche mm. suonando, improvvisando continuamente dietro ai dischi. Da solo, mi registravo. Una cosa che ho iniziato a fare fin da piccolo con i registratori a cassette, di registrarmi delle basi, no? Mi facevo una base, tipo iniziavo, Sopra. e da lì imparavo sbagliavo finché dopo le, cioè la cosa si era sempre più aveva un focus sempre più concentrato su quello che volevo alla fine esprimere perché la difficoltà per me della musica non è tanto eh, come ti posso dire il fatto eh, di stare a pensare quello ma è proprio il fatto emozionale che per me è fondamentale ah, sì. anche in un disco io voglio lasciare quello e la cosa che mi dà soddisfazione è che in tanti dischi che ho suonato contro terzi ho lasciato un'emozione, ho lasciato un po' una parte della, della mia esistenza, della mia vita. No? Assolutamente. Quindi quello è il mio... Io non sono assolutamente uno studioso come mi hanno dipinto alcuni mm. che all'inizio vedevano che io sto studiando sempre, pensano che sono uno studioso di quelli... Io sono molto istintivo, però la pratica dello strumento è molto importante, fondamentale per... Esprimersi sempre al meglio, quindi è, un, è una propensione verso la, la bellezza della musica che ti permette di, di esprimere cose sempre più profonde. Diciamo, ecco. Giusto perché. Però fammi qualche domanda, sì, se sì. io vado avanti. Eh, sì, no, nostra... no, ma, ma noi ti, sì, io io ti ascoltiamo anche perché poi le domande viaggiano talmente veloci che faccio sì, fatica ah, a, 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 a memorizzarle, però ti faccio. Ecco, uh -huh. visto che stai parlando di studio. Eh, la tipica domanda che viene fuori è la, la tua routine di studio, cosa, cosa studi? Cioè consigli in questo senso? Perché chiaramente poi tu hai un approccio eh, molto è veramente universale, c'è tutto dentro. Effettivamente adesso hai citato tutta una serie di nomi che si sentono, il background. Eh, perché contestualmente, mentre parlavi, per esempio, vedevo cose tipo: Ma cosa ne pensi di Petrucci, eccetera, eccetera. Cioè, io non riesco. Mm -hmm. cioè, eh, io non riesco a immaginarti c'è il chitarrista shredder prima facevamo quel discorso che, che poi mi piacerebbe sì. che adesso riprendessi cioè, il chitarrista shredder, velocità atomica eh, di, divisioni del tempo in, uh, in frazioni infinite no? cioè eh, tu fai delle cose molto elaborate ma che hanno un background uh, di storia musicale che è veramente molto molto di spessore, ecco quindi, eh, bene che hai citato quelle tue fonti perché sono sicuramente in, importanti, però eh, ecco la tua routine di studio: cosa, com, come, come, come ti eserciti, come, eh, certo. come ti imposti, e poi vorrei che finissi su quel discorso che mi dicevi prima che è molto importante perché cioè, tu, da batterista ok Il senso del tempo per te è fondamentale. E si sente, sì. si sente perché è diciamo, molto maniacale. Su esattamente, c'è cioè, questa cosa nel tuo modo di suonare, eh, hai una, un dominio del tempo, del timing, pazzesco. Ed è una cosa che a me piace molto eh, discutere durante le mie interviste con i chitarristi, che hanno questa uh -huh. caratteristica. qua Quindi ecco, lascio a te appunto eh. routini di studio eh. no, per allora, arrivare finamente. Allora, ti voglio dire una cosa importante, la cosa più difficile che a me è capitata di suonare sulla chitarra sono sicuramente i brani di Zappa, uh -huh. che è un artista che ho studiato molto, Frank Zappa, infatti ho una cinquantina di dischi e conosco molte delle sue versioni rifatte in modo diverso. Quelle secondo me ci sono delle cose veramente difficili e hardware da, da risuonare con la chitarra, infatti lui non le suonava, le scriveva però, <ride> le diceva, faceva suonare agli altri finché un certo Steve Vai quando arrivò riuscì a suonare quelle cose però si stia parlando di un musicista appunto sì. molto molto eh, particolare in quel senso ecco il discorso della tecnica del fatto di suonare veloce bisogna capire il background che una persona ha io eh, devi pensare che quando ho iniziato a suonare la chitarra mh, tanto mio padre mi faceva ascoltare della roba molto interessante mi faceva ascoltare Louis Armstrong che mm. voglio dire a livello di Emotività è forse uno degli improvvisatori più emotivi, anche in un jazz tradizionale, certo. però c'era una carica emotiva mostruosa. Quindi la libertà. Poi mi piace ascoltare il rigore, cioè Igor Stravinsky, La Sagra della Primavera, George Gershwin, Lapsodi in Blue, Un americano a Parigi, che sono delle robe mostruose da un punto di vista dell'orchestrazione, mm. però c'è anche del jazz dentro. Quindi, no? quindi tuo, i, cioè tuo padre ti ha influenzato molto da questo punto di vista, allora? Ma eh? mi ha lasciato molto libero, ah. mi ha creduto ah. molto i miei, anche mia madre, mi, mi hanno sempre lasciato molto libero di. Di, di fare delle cose però quando suonavo mio padre se sbagliava una nota si incavolava ah. perché già il fatto che ero passato alla chitarra voleva menarmi perché mi ha detto <ride> ma come Ho comprato la batteria eh, suoni già in giro com'è eh, Tullio De Piscopo mi aveva sentito suonare quando ero piccolo anche Franco Cerni insomma delle persone anche di, che era capitato che erano in Trentino a suonare e mi avevano insomma detto questo qua è un talento e tutto quando io dovevo spassare la chitarra mio padre mi ha detto ma sei impazzito quindi quando io magari non so facevamo un brano tipo ecco se io invece di far così facevo no non quella nota lì allora io ero terrorizzato non sbagliavo più no <ride> ha fatto bene perché la disciplina spesso serve però eh, ecco volevo solamente arrivare al discorso che il fatto di suonare a volte veloce ma mi viene proprio dal fatto che io ho cercato spesso di riprodurre con la chitarra dei generi musicali dove ci sono dei tempi che possono essere così infatti questa cosa mi è venuta molto bene in certi dischi di mina dove c'erano dei pezzi che di 60 50 di metronomo cioè veramente devi stare all'occhio a dove cade la battuta perché hanno lentissimi oppure ci sono dei brani che sono magari e allora se io voglio suonare questo devo che voglio capire Armonicamente il meccanismo e soprattutto ero attratto dal fatto di riprodurre altri strumenti, poi i chitarristi che mi sono entrati proprio nella fase post, dopo Hendrix e Blackmore e anche il primo Jeff Beg, diciamo che già aveva un modo di suonare molto più fusioneggiante rispetto agli altri cioè. due, un tipo a scuola d'arte dove io ho fatto solo un anno di scuola d'arte perché la musica mi aveva già ormai portato via, quindi ho dovuto fare una scelta. Mi fa. lo dico in Trentino, poi lo traduco. era un professore di ginnastica di scuola. Arriva e fa: Ti credi di essere figo perché te suoni Smoking the Water o te suoni Igio. Suona sto qua e mi ha messo davanti un disco un vinile di Aldi Meola e le Dico Aldi Meola, che strano nome, perché nelle mie orecchie, poi sai il nome adesso. ti Aldi Meola l'ho masticato, cioè talmente tanto. Però quando ho visto il disco, ah un italiano, no è italo-americano. Italo -americano. Allora vado a comprarmi il disco e lì ho detto non sono capace di suonare perché già dal primo pezzo che era Fly Over Rio ecco, quando, inizia fare, quando inizia a fare i soli, ciao quindi sono entrato nel triple di Meola di Brutto verso i 15-16 anni e alla fine, verso la metà dei 16 anni, mi suonavo già abbastanza correttamente sia Legan Gypsy che Casino, mm -hmm. l'album successivo, che eh, sono stati molto importanti dal da coniugare il suono tipo santanoso, molto distorto, però con delle note anche molto veloci. Quindi a un certo punto quello che avevo sentito nel jazz si stava intromettendo yeah, no? nella chitarra anche distorta e non solo pulita. Uh -huh. E l'altra svolta fondamentale è stata un'altra. Che per sbaglio vedo un disco: Birds of Fire, giallo e rosa, con degli uccelli bianchi. Che sembrava un quadro astratto tipo Salvatore Dalì. Dico: mi, mi fai sentire questo disco? Sì, sì, mette su inizia sto pezzo qua. Beards of Fire, John McLaughlin sì, con la sì, Mavis sì. New Orchestra, e lì sono ah, vera, andato no. proprio fuori, cioè era come se mi fossi fatto delle droghe senza farmele, <ride> sì, sì. ero fuori completo, cioè non, non, non eh, vivevo in un'altra dimensione parallela, perché tra Birds of Fire, Inner Mountain Flying, My Goals Beyond, Apocalypse, Vision of Temeral Beyond, qua, cioè, io andavo fuori di testa e me li sono suonati milioni di volte, infatti quando incontrai John McLaughlin a Londra che l'avevo incontrato altre volte, però non mi sono mai avvicinato. Però, un fatto anche di rispetto perché io non sono un tipo che si vede un musicista, cioè non ho mai avuto un atteggiamento sudditante. Mi piace il rispetto, mi piace l'ammirazione, ma non sono mai stato un fanatico. Infatti, è un discorso di cui poi voglio parlare. Sì. Quando l'ho incontrato a Londra, però, si vede anche dalle foto che ho fatto, sono molto emozionato perché lui era molto come lui, no? molto. Yeah, man, you're low. Very okay. Relax. Io ero relax, però ero <ride> capito, dentro, esplodevo. Cioè lo sto parlando con colui che mi ha ispirato così, tante, no? così tanta musica. Oh, yeah. Infatti, lui per cioè per tranquillizzarmi, che aveva capito che ero agitato, ha iniziato a parlare di Giacomo Pastorius, che è stato il primo musicista. cioè Giacomo Pastorius venne ascoltato prima che dagli altri da McLaughlin, e poi arrivò a Zavino prima di arrivare ai Wednesday sì, no? sì. E Perché dico questo? Perché suonando quella musica lì per forza devi anche avere una certa tecnica, perché se no non la puoi suonare. Quindi mi è servito per suonare dei linguaggi. Poi è chiaro che quando ho fatto il tour con la Pausini o Ramazzotti, questa tecnica l'ho usata in un altro modo. O comunque ho usato delle note in un altro modo. Chiaro che non potevo improvvisare come con la Mavis Norchestra, però. Avere, la, la tecnica per me è una parola molto relativa, per me è l'espressione che conta, quindi di Petrucci, eh, guarda, è un chitarrista che sinceramente conosco poco. Mi piacciono le composizioni dei Dream Theater, però il modo che ho sentito di suonare il suo, molto binario da un punto di vista anche del pletro, certo. non mi appartiene molto. Ecco, eh. mm -hmm. io uso dei pletri che tra l'altro ho saputo oggi una spiatta è vero mm, eh. <ride> che hai un pletro signature io uso anche io questi pletri di Agatha wow grande fai vedere fai vedere praticamente c'è ecco questo guarda. che è molto spesso un, ecco, un pletro molto spesso e questo più sottile e quello diciamo è più spesso ha un suono molto buono senti proprio per suonare questo genere di cose invece più sottile che posso usare per delle sonorità magari se faccio le cose più distorte faccio un esempio Anche se devo dire la verità, lo uso raramente il plettro, ah. però mi serve in studio quando faccio magari delle acustiche, oppure fai anche un arpeggio semplice, tipo fai... Ecco, una roba così doppiata bene col plettro, o anche con le dita, ti dà comunque una sonorità molto sì. precisa. Oppure le classiche acusticone che fai... roba così col pletro ha una sua importanza e questo è anche un ecco. pletro molto particolare perché, cioè, perché non conoscesse sì, di agata e pie, pietra, è, è pietra agata c'è un attacco pazzesco e hanno e scivolano tantissimo perché non si consumano praticamente mai e quindi sì, sì. hanno una velocità sulle corde che è, che è veramente spaventosa bisogna abituarci sì, eh sì però l'attacco è diverso è, è completamente diverso eh, eh. Eh, eh. Non volevo andare fuori dal discorso. Però no, no, eh, ma, intanto eh, riprendi, perché io sono No, realmente... no, no, ma è sempre molto apprezzato. Poi ci parli anche un po' della strumentazione, cosa usi? Perché noi siamo da chitarristi, siamo nerd nati, quindi certo. avevo sempre bisogno. De ritorniamo appunto sul discorso della, della routine sì. di studio. E quella, quella, ah, quella, ecco. Quella, ecco. Quella, allora, la routine mh. di studio è mm. intanto spesso affrontare cose che non ho mai suonato prima. No? Sì. Per esempio, di recente mi sono mh, preso tutta la discografia dei focus si suonava Ian Ackerman che è un gruppo tedesco mostruoso di, di musica eh, progressive che mi piace un sacco sì, e così per curiosità e allora ho iniziato a suonare quella musica a capire com'è oppure i dischi dei Genesis che non avevo mai seguito imparare delle cose dei dischi degli Aria perché è una delle mie influenze italiane molto forti sono state sia le Orme Uh -huh. Cosmo Magica, Uomo di Pezza. Uh -huh. ehm, e poi gli Aria con A Reazione, Tic Tac. Questi album qua sono uh -huh. spaventosi, sono veramente certo. mondiali, secondo me. E anche um, per dire i New Trolls nel primo disco, vabbè, concerto grosso. Il primo concerto grosso mi influenzò moltissimo. Uh -huh. Perché, insomma, c'è dentro un sound, Nico di Paolo in quel periodo lì era sì, veramente un, molto. molto ma perché ti ho detto questo? Ho già perso, perché io mi perdo i meandri del, del parla della, della routine, Ah, dello, studio, dello studio che tu ascoltavi i focus. E poi detto, io sono moltissimo jazz mm. molto Ma, molto eh. molto molto jazz. Cioè, improvviso moltissimo nel, nel, nel modo jazzistico, perché mi apre la mente poi su tutto il resto. Cioè, quando devo fare un solo rock, mi viene molto 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 più facile perché lavori su altri parametri, no? E quindi sono molto portato a improvvisare molto. E tra l'altro suono moltissimo anche il basso. Mm. Eh. Perché la batteria la suono tipo una volta a settimana, in questo periodo che non, non si può, diciamo, spostarsi più di tanto, anzi non si può proprio. <ride> sembra. E, e non, si può, non ci sono cose dal vivo. La batteria la suono tipo una volta a settimana, mm. faccio un'oretta di batteria così. Però il basso lo suono tutti i giorni almeno un'oretta o un'ora e mezza, perché il basso comunque ti dà una una percezione. Eh. Del sound ritmico e armonico insieme che mi sballa. Sono magari mi suono i dischi degli stili Dan col basso, poi li suono con la chitarra e dico: vedi, quella commissione tra quell'accordo e, e la nota al basso, che non è necessariamente la tonica. E so, poi studiare: so che, so che ce l'hai che... il basso lì, però poi ci suoni qualcosa. Sì, certo, basso. sì, sì, ce l'ho, ce l'ho dopo ah. mi suono. Sì, 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 quello suono. E quindi, ma si... ah, poi suono molta musica classica, ecco una mm. cosa che sto facendo ultimamente. Mi metto su dei dischi di Bach. Beethoven soprattutto Bach i concerti brandeburghesi poi posso fare anche un esempio di cosa mm. faccio mm. e cioè ci, ci suono sono dietro l'effetto è spaventoso cioè Ma... io non so una nota di quelle robe lì mm. no? nel senso non ho comprato la partitura di quel pezzo però forza di suonarla me la suono e mi sembra di toccare il cielo cioè è una, è una cosa fantastica oppure anche altri brani... Che non ho mai ascoltato prima. Ecco, mi piace buttarmi in cose che non so. Allora, allora faccio che so, facci subito sentire questa cosa. qua Faccio sentire. un esempio: se sì, sì, allora, sì, metto i concerti prende il se sbaglio gran... qualche nota. Sì, sì. È perché vado a orecchio. <ride> no, cosa Però mi, mi piace tantissimo. In esclusiva, ragazzi. Quindi abbiamo anche il braido che. Sì, non credo di averlo dove mai fatto questo eh, discorso. Gran, qua. Grande, grande. grande. Aspetta, eh, io, cioè, perché ho qua tipo 8700 pezzi. Quindi, ecco l'ho trovato subito. Cioè, ma c'è sempre l'iPod quello lì? dove Ho tro... cioè, quello potente quello da potente... 120 giga sì, sì. Sì. e lo amo molto. Infatti, <ride> ho scritto un'email anche a Apple, Poi gli ho detto, ma perché non lo riproducete invece di fare quei gingilli da 5 giga, da 10 giga? Ma cosa me ne faccio di 5 giga? Uh -huh, certo. no, una volta che entri nel mondo dei giga, no? allora ci provo, eh. vai, vai, vai. Non sento più l'audio però. Aia. Andrea non sento più l'audio. Aiaiai. È andato via l'audio, peccato ragazzi. È la connessione un po' ballerina. Andrew. Ai eh, Mi spiace, ragazzi. Connessioni ballerina. <ride> Ah, yeah, yeah. è andato via la connessione. Mi spiace, eh. Eh, quello è il bello della diretta, eh. Quindi, Andrew. Eh, mi spiace, ma, ma tanto glielo facciamo rifare quando, quando, quando riprende riprende la connessione. Eh. Non c'è l'audio, è andato via l'audio. Eh, si è fermato. Si è fermato. Se mi senti, eh, si è frizzato. Vediamo se, se si ricollega. Eh, pazienza, ragazzi. Il rischio delle, delle, delle interviste in diretta è sempre questo. Anche perché so che lui non ha la fibra, quindi è sempre un po' un problema. Vediamo di recuperarlo quanto prima. Perché so che ha qualche problema effettivamente di connessione. Vediamo un po'. È un fenomeno anche senza l'audio, Luca. <ride> Scamas, eh sì. Eh, vediamo un attimo. Ok. Lo chiudo. Quindi uh, chiediamo la riunione. Ok. Vediamo di recuperarlo. Vediamo di recuperarlo. Marco mi ha bloccato il computer e sta ripartendo. Appena riparte ci riconosciamo. ripartiamo Eccolo qua, Arrivo. si è bloccato il computer di Andrea quindi ragazzi un attimo di pazienza. Il bello della diretta, anche in queste cose qua. E... Ma siamo sempre anche con un uh, po' di battaglia. Era partito tutto, si era inchiodato. Quindi, eccolo il bello. Qui tra l'altro, noi siamo, siamo a casa quindi a casa succedono queste cose qua. E... Vediamo, vi leggo un po' di, me, di, di, di di chat vostre. Fai il playback. <ride> No, no, bisogna sparargli per fermarla. Un saluto forte da Madrid. Wow, grande, grande Madrid, grandissimo. Giovanni Bazzolgi, eh, per apprezzare quello che hai suonato, basta ripetere le note che hai seguito guardandolo. <ride> che Troppo noise gate. <ride> Andiamo sulla fiducia. Giovanni, cioè, complimenti. Sto studiando chitarra elettrica da 4 anni e gli do il a esempio a Trinity College London. No, ok. Siamo tutti, uh, siamo un botto di gente. Ragazzi 560, ragazzi siete gra grandiosi. Mettete un po' di like anche, eh, mi raccomando. Mi raccomando, quindi faccio eh, un po' di like. Poi chi non è iscritto, se si vuole iscrivere. Eh, tra l'altro, visto che ci siamo in questo momento così di... Uh, di, uh, di um, Aspetta un attimo, questo lo possiamo togliere, ci siamo in questo momento di, uh, di attesa. Vi, uh, vi informo che lunedì avrò um, ospite Giacomo Pasquali, un amico eh, veramente molto interessante. Parleremo di, eh, della creazione degli impulse response e l'utilizzo degli impulse response sui sistemi digitali. Per chi chiaramente è interessato ai sistemi digitali. Quindi eh, eh, non mancate e poi lunedì 14 dicembre ci sarà Mario Schillerò, il chitarrista di, eh, di Zucchero, ecco, quindi eh, molto bene. E... Vediamo un attimo, Volevo, volendo traslare a parte il mio finger picking acustico fatto di accordature alterate, ritmiche marcate della chitarra elettrica può essere una 3 e simile alla soluzione. Ma questo poi lo chiediamo ad Andrea, Giuseppe dai e con i like da Barcellona un saluto anche Barce Madrid, Barcellona, Madrid-Barcellona wow che figata ragazzi chi sono quei pirla che mettono il nome ah beh guarda, i, i, i dislike a parte che secondo me dovrebbero anche levarli però vediamo uh, un attimo se intanto il nostro Andrea riesce a ripristinare la connessione pare che si sia inchiodato il computer proprio quindi e il fantomone delle poche cose belle del 2020 <ride> tra l'altro ragazzi ne par parlavo prima con andrea che eh, il, oggi è una giornata uh, mondiale per la disabilità quindi importante anche questa cosa qua vediamo un attimo oh, sì. oh, aspetta eccolo qua ciao Marco sta ripartendo il computer e si sta mettendo un po' Mi che avevo appena iniziato a suonare il pezzo. Eh, lo sentite? Vabbè, appena riparte mi collego. Guarda, andia andiamo per vocali. Guarda, ti parlo e sentono tutti quanti, Andrea. Non ti preoccupare, siamo qui. Che intanto sto intrattenendo il pubblico. Vai tranquillo. Eh, L'importante è che riparta tutto. Ti aspettiamo. <ride> Sereno. <ride> ok. Andrea Bada non è solo un chitarrista, lo strumento è un'estensione del suo corpo, la sua naturalezza di si vede anche quando suona alla batteria. Sì, sì, assolutamente. E anche quando suona al basso, è pazzesco, effettivamente. Io mi ricordo che l'ho conosciuto eh, tantissimi anni fa a Padova, ero venuto alla Daigo, la Daigo Music School, che è una scuola a Padova molto, eh, molto rinomata. E ha suonato in una. Mi ha fatto delle registrazioni. Ho avuto la fortuna di, di suonare nello stesso disco dove aveva fatto anche lui delle, delle registrazioni. E, e devo dire che mi ha sorpreso perché, diciamo, noi ce lo ricordiamo sempre come velocità folle. È fatto una solo, invece su un pezzo di una dolcezza incredibile. Per cui con un suono mi ricordo che aveva una una plexi 50 watt a canna, completamente tutta a canna, e abbiamo, un suono, abbiamo tirato fuori un suono incredibile. Eh, cioè, se non si può mostrare più da vicino la tecnica della mano destra, ok? Eh, voi sapete che Andrea suona con praticamente a un pezzo di osso, sostanzialmente, perché c'è una falange che gli è stata tranciata, gli è rimasto l'osso, lui suona con quello, quindi credo che sia una cosa che si sa, però... Eh, però, 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 eh, ecco a questa cosa qua particolarmente. Vediamo un attimo se queste dirette sono impagabili. Grazie per quello che ci fai, Marco. Grazie a te, Paolo Belletti. Ok, guarda, mi, mi diverto tantissimo anch'io a fare queste dirette qua perché per me è un modo per conoscere da vicino i, questi personaggi che gioco vuole per, per questa situazione sono, si rendono disponibili eh, perché chiaramente non sono impegnati in quello che è il loro mestiere principale e, e, nella, e nella mala sorte effettivamente per noi è, 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 è una manna senza, eh, senza, senza ombre di dubbio ok uh, ma secondo me gente che ha problemi di allineamento mouse, mouse a occhio pensano di pigiare il like invece <ride> Marco Cerere quando hai lavorato nei live di Vasco ti è servito sapere armonia, solfeggio ritmico, colletti a prima vista, sei stato magnifico in fronte al palco e tu spagli sopra ok. dopo Marco appena appena riprende c'è problemi a riprendere vediamo un attimo Arrivando, eh, eh, si è riacceso adesso, prima era tutto lo schermo non so cosa è successo, probabilmente una cosa tra la scheda, probabilmente mm. il computer, però boh, mh, non so, sì. adesso appena se no c'ho l'iPhone eh, al limite o oh, piuttosto di niente mi ricollego perché mi preoccupa questa cosa che ci mette così accende se non è mai successo ecco qua avete sentito quindi cioè, ci sono problemi con il PC a partire o al massimo si, si collega col telefono e <ride> facciamo una diretta una diretta con il telefono quindi molto bene dai molto bene anche se anche nella, nella sfiga vediamo di vediamo di ripristinare la connessione. Tanto se vediamo se ci sono delle domande, magari che posso rispondere io, ma che non sono attinenti a, ad Andrea. Eh, chiede ad Andrea della richiesta di Mina quando voleva un solo alla Larry Carton. Mm, interessante. Non ti servono certi suggerimenti, ma perché prossimamente non intervisti Giacomo Castellano, che è un guru della chitarra elettrica. Giacomo Castellano doveva essere qua a dicembre, però ha avuto degli impegni ed è già prenotato. Tra l'altro, ragazzi, eh, se voi andate nel mio sito... Voi nel sito marcofantona.it che vedete in basso a destra eh, trovate tutte le date del fantom e vedete che il 15 febbraio c'è anche eh, Giacomo Castellano. Tra l'altro, io mi vedo anche un po'. Ok, ok, era un po' disallineato. Ok, chi dice che regala un brano di Hendrix? Hai visto suonare nel parco della Bissuola a Mestre tantissimi anni fa in una tribù di Hendrix? Sì, si era preparato un sacco di roba effettivamente quindi speriamo che, che riesca a ripristinare il, il trattore è vero che solo degli angeli l'ha trascritto lui poi l'ha registrato Mike Landau glielo chiediamo quindi assolutamente ok mm -hmm. Ciao Marco, è vero che... Cosa ne pensi dell'Ellie Bento Marco? <ride> eh, ma guarda, io, io ne ho avuta solo una, e, diciamo, ho, ho perso due giorni a metterla a posto perché, diciamo, visivamente era fatta bene, Vi, metterci le mani era, diciamo, c'erano da sistemare tante cose, quindi sì, sono, valgono quello che costano almeno. Poi ce ne sono alcune che possono anche suonare, ecco, però effettivamente... Ho trovato dal punto di vista gliuteristico sono un po' raffazzonate, ecco questo, almeno quella che è capitata a me. Ho dovuto rifargli il capotasto, realinearlo, limare i tasti perché erano tagliati male, poi ci si tagliava le, le dita, cioè, effettivamente. Ok. Ok, concordo. Uh, Ma tua moglie non ti rompe mai le palle che sei sempre in stanzetta? Eh, bella domanda, PIV PIV. Uh, ogni tanto devo dare devo equilibrare le cose sì. ma tenete presente che comunque sono praticamente sopra qua c'è casa mia ecco, di fatto quindi. E quindi eccola qua eccola qua guardala <ride> che ride guarda Morena puoi rispondere pure tu quindi Tran tranquilla tranquilla eh, effettivamente vediamo come siamo messi qui Vediamo come siamo messi qui con Andrea. Siamo incasinati. Eh, mi dispiace, stasera, proprio una serata era splendida, siete anche tantissimi. Eh, purtroppo c'era già un nell'aria perché effettivamente c'erano dei crepiti strani eh, e non si capisce perché c'è stato quel, tutto quel problema lì. Boh, boh. Scose che capitano, infatti penso sempre anch'io che diciamo finché va tutto no? una volta mi, mi, sono, mi è capitato che è saltata la linea e me l'hanno ripristinata un'ora prima della diretta. Quindi anche le linee sono sempre molto molto X, mi avvalgo della a Non rispondere, eh, vabbè, vabbè, vabbè 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 grande tecnica nel sol ciao Marco vado uh, vado che domani a scuola domani recupero il live ok eh speriamo che adesso Andrea riesca ciao Nico che dite ragazzi magari suono qualcosa e piuttosto che sta fermi così magari faccio qualcosa eh che dite Accendo il trattore qua. Cioè, ovvio che era meglio che suonasse Andrea, però visto che abbiamo un po' di problemi, magari finché passa il tempo. Intanto se avete delle domande o qualcosa, sono qui eh, a disposizione. Eccolo qua. Vediamo cosa mi ha mandato messaggio. Ma Marco mi dice che l'id della riunione non è valido. Ah, okay, mandami un altro link. E ok. ok allora te lo rimando ok aspettate un secondo ragazzi allora in vita ok date pazienza che abbiamo qua ok mi ha inviato sentite ok adesso speriamo che mi ok ma Andrea è il comodo <ride> Andre, eccolo qua, eccolo qua, dai, dai, dai che c'è, dai che c'è. Eccolo. Ci Eccoci. sei. Mamma mia. Oh. <ride> sì, eh, guarda. Non partiva più il bagaglio qua. Eh, vabbè. Tu, uno dei migliori computer. Sì, sì. Allora. Si sente? Dimmi se si sente tutto. Si, si sente tutto perfettamente. Bene. Oh. Allora ripartiamo da dove avevo interrotto. Perfetto, eh? perfetto. Se vedo che fai dei gesti strani, no, esatto. vuol dire: ecco, Vado. Comunque. Oh, devo dare atto ai ragazzi. Anzi. sì Scusa. Ok, vi do dare atto ragazzi, o oh, sono rimasti tutti, eh. cioè erano 500, 550, 500, oh, 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 oh. sono stati veramente perfetti, quindi un, un, un grazie di cuore di aver aspettato, beh insomma ne, ne valeva la pena, quindi... Cioè, no, è che su quelle robe elettroniche, che ti... non è come un amplificatore ah, no, eh. che salta il l'elettronica è un po' così. Eh, non sto me lo dire okay. a me. <ride> che... eh, te lo sai. <ride> Bene ragazzi. Ok. Ah, la, la, vuoi la volete sentire distorta questo pezzo di bac con una distorsione oppure pulito come l'ho fatto prima? Perché le opzioni sono. Bah, io la sentirei col distorto così. Distorto? Così alla... allora, che... eh, sì. Ok, vado. Vai. Chiaramente mi scuso con Bach per le note inesate che ho suonato, wow. però sentivo molto l'ampli, che... sentivo tantissimo l'ampli e quindi ogni tanto mi che perdevo il figata, genere. Però ecco, è questo è il tipo di esperimento che faccio quando studio. Mi metto su della roba classica che ha molti strumenti e suona molto meglio in genere, è che sentivo molto l'ampli che so qua dietro. <ride> quindi ogni tanto copriva il suono delicato di, di quegli eh, strumenti sì, sì. Ecco, però questo è un tipo ecco, di cosa di studio e poi molta improvvisazione appunto uh -huh. Su ecco una cosa che consiglio molto nell'improvvisazione è importante suonare molto tonale, adesso c'è molto la mania, sento molti chitarristi della nuova, eh, delle nuove generazioni o comunque che stanno molto sul modale no? stanno su uh -huh. due accordi, tre accordi, un accordo e stanno molto attenti a non sbagliare, cioè che la solo sia perfetta io non, non ho questa concezione, secondo me la solo dovrebbe essere qualcosa di molto mh, istintivo, a meno che non faccia parte di un arrangiamento. Se in un pezzo ci vogliono delle note precise, per carità, quelle ci devono essere. Però lo intendo più così, ecco, eh, mm. la solo. Tu improvvisi molto? Però improvvisi molto. Uso moltissimo. No. Allora, io quando faccio un solo, eh, in tutte anche le mie esperienze discografiche con terzi, ho sempre improvvisato al meglio alla prima o alla seconda. Poi chiaro no. è chiaro che c'è il produttore che dice, no, qua voglio quelle note lì, oppure riproviamo, facciamo due o tre take e poi mi scelgo quella che mi piace di più. Ah. Però è eh, sempre istintivo. Raramente ho suonato un assolo eh, scrivendolo prima o pensandolo. Forse in qualche mio disco c'è qualche assolo che l'ho ripetuto con più chitarre, quindi mm -hmm. l'ho scritto. Ok, ecco. molto interessante. Ma visto che hai citato... Discorso uh, del conto terzi, uh, una domanda sì. che perché a un certo punto hai rinunciato ai tour meno dischi. Conto terzi, certo. eh. cioè, allora guarda, una domanda diciamo, che riguarda e poi, e poi, e poi, e poi sì. torniamo indietro, diciamo sul come hai cominciato. Sì. Faccio questo salto perché questa è una domanda che mi interessa in modo particolare e, e l'ho anche vista, quindi fa facciamo Ma un po' si di si salti. Avanti bene? Indietro. Sì, 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 si sentiva, si bene. sentiva bene il genere. Sì, okay. sì, sì. Allora. Eh, ma è molto semplice. Allora, io quando, ho avuto, quando sono tornato dall'America uh -huh. ero molto convinto di restare là. Eh. Mi piaceva proprio stare a New York, a Boston, cioè mi piaceva quella realtà anche molto dura di confrontarsi. Perché qua in Italia, no, quando tu tiri fuori le palle che fai sentire che suoni in un certo modo, dicono: Eh, ma, eh, ma che senso ha? Tirare fuori quello che sei e invece è l'essenza della razza umana. Cioè, tu devi tirare fuori quello che sei e l'America a me ha insegnato questo. Cioè, quando arrivi a New York non puoi fare il criceto timido, capisci? Perché ti mangiano arrosto subito. Devi dire. Ce l'hai con me? Stai parlando con me? Hai un problema? Vuoi che ne parliamo subito o dopo? E io facevo così: dicevo, ma chi è questo, qua? No? Italian man, Italian man, man. soprattutto i neri, no? man is Italian, come yeah, dire, attendo yeah, che ti faccio la pelle yeah. cioè, Ho sfruttato la mia italianità yeah. <ride> per dire, sta attento, amore, che ti spacco il culo allora <ride> dall'altra parte mi guardavano con molto rispetto, poi quando suonavo dicevano cavolo però senti sto qua, allora guarda vieni eh, a Brooklyn alle 5 che eh. facciamo un'altra sen sensazione. allora quando sono tornato sono andato un po', non dico in depressione, però i musicisti in Trentino erano sempre quelli, anche in Alto Adige andavo a Bolzano, andavo a Merano andavo a Verona, però alla fine il cerchio si stringeva, invece a New York ero abituato che eri lì che suonavi, arrivava un batterista ciao io sono John bon. Ah, piacere, io so sono Teddy eh. e ogni giorno ce n'era uno poi gente che suonava anche e soprattutto nell'ambito jazz. Quindi quando sono tornato, che mi si è presentata questa opportunità di fare il, il primo tour con Patti Pattipravo, che uh -huh. mi chiamò un percussionista di Verona con cui suonavamo weather report e tra l'altro suonavo il basso, che si chiama Francesco Sguazzabia, detto Sbibu, per chi di Verona lo conoscerà sicuramente, uh -huh. e ho anche delle registrazioni notevoli dove facevamo dei brani molto weather, io al basso ero infuriato, cioè facevamo donna lì anche di Parker uh -huh. a una velocità... Cioè, oggi mi parlano spesso e mi dicono: eh, ma dovresti ascoltare Malamanni. A parte che Malaman ha suonato nel mio trio prima mm. molti anni fa, e poi ho delle registrazioni che renderò pubbliche. Dove suonavo in trio con Alberto Negroni alla chitarra e Massimo Manzi alla batteria, che facevamo eh, Donna lì tipo a 200 di metro. c'è una follia veramente <ride> veramente al limite dell'esecuzione. Allora, cosa è successo? Mi, mi chiamano eh, per raccontarti questa cosa, faccio questo tour. L'audizione è stata molto folkloristica perché sono arrivato a Milano con l'unica mia chitarra perché un tipo di Verona mi ha detto subito, ascolta, non sta a portare a Gibson perché ha Patti che odia i Gibson. <ride> Dicono che problemi, ho solo a Fender bianca e poi Porto. E sono arrivato con la mia strat bianca, capelli corti, ce levo un po' ricci, maglietta, sai, molto relax come sono sempre stato anch'io. Arrivo lì tutti stranissimi a parte i miei amici veneti c'era cioè il bassista ha i capelli lunghissimi che un indiano e mi guardavano sai come dire cazzo è questo no? e io salve salve e lei con degli occhiali grossi così che mi arrivava qua perché è piccolina con questi occhiali enormi oh, 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 oh. ho sentito solo un suono strano a un certo punto ho iniziato a suonare e il mio amico nell'orecchia mi fa fa Hendrix, vedi che, che piace Hendrix, fa Hendrix, fa che vuoi tu allora io ho iniziato quella <ride> strato bianca aveva ancora più effetto dopo un po' mi fermo, faccio due note tipo suona nella banda allora mi, ho guardato gli altri e ho Ma state scherzando? Dico, cioè, questa è l'audizione, no? perché io, in America, quando facevo le audizioni jazz, c'erano cioè, i, i neri che, essendo voglio dire anche eh, tra gli inventori del jazz, insieme anche ad altre influenze, mi guardavano e mi dicevano: Questo qua viene qua a suonare il jazz. Quindi era molto duro l'impatto. Ehm, proprio c'era una specie di fammi vedere, dai, fammi vedere come Beh. sai suonare. No? Era molto così. Allora lì mi trasformavo in deniro di nuovo dicevo: Hai un problema con me nuovamente. Guarda, che stavolta va a finire a schifeo e eh? lo mettiamo male e Quindi tiravo fuori la grinta quando la Patti mi ha detto sei nella band. Ho detto, Cavolo, che rapida. Ma, ma Ripetimi cosa, come ha detto quando sei, sei nella band. Sono buono <ride> sì, ma con questi occhiali neri non vedevo neanche gli occhi. Quindi ho detto, Buh. Infatti, ho telefonato ai miei subito. Oh, sono entrato nella band. Mi ha preso e quanti no? ne avevi ma lì? Eh, 21-22. avevo ah, un boccio, boccio da ieri. Sì, 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 io ho iniziato con lei, è stata un'esperienza molto dura. Quindi, bella esperienza. Poi, il mio nome iniziava a girare. Suonavo spesso a Genova, suonavo a Milano. Mi ricordo, era ospite spesso in situazioni molto belle. Tipo, c'era Tiglio Zanchi al contrabbasso, Christian Maier molti anni prima che diventasse il batterista di Elio, che suonava molto jazz Era considerato un po' il nuovo wacker italiano, no? Cioè, lui suonava molto in quel modo lì: quel modo lì di usare anche i tom. Quindi quando l'ho sentito, ho detto, cavolo, che, che bel sound. E vari musicisti dell'area milanese, così e ligure, no? E quindi a un certo punto girava il mio nome e da lì poi ho iniziato a girare a fare altre cose: bacini, dei dischi in studio. Fai conto che prima dell'audizione dell per dire Di Vasco ci sono state molte cose. C'è stato un disco con eh, Pierangelo Berto, di sedia elettrica dove ho partecipato come chitarra solista. Ci sono stati i dischi di Baccini c'è stato un disco per Nicolette Larson, una famosa cantante West Coast oh. che infatti mi stupì, che mi chiamarono quando mi hanno detto Nicolette Larson. Ho detto: Ma è proprio lei: infatti, l'ho vista, e mi colpì questa cosa qua, perché, come sai, non era una cosa di tutti i giorni. E quindi, diciamo che dopo questa esperienza, ho avuto tante esperienze di tour, senza, eh, cioè, dovrei stare qua sei anni a raccontarti tutta la storia. Arrivo al dunque. C'è stato un momento in cui ho visto che quel lavoro lì delle tournée. Allora, iniziavano a esserci guadagni minori intanto, mm -hmm. ma la cosa più che mi ha colpito era che non ho mai visto una prospettiva di crescita e questo è il vero motivo per ah. cui io oh, non ho più avuto interesse a fare i tour, perché ho detto a me può andare bene di fare il tour con il tale artista o l'altro e avere la mia libertà, cosa che ha ehm, urtato molti cantanti, no? perché il cantante spesso ha la tendenza a dire tu sei il mio chitarrista, suoni per me però io capisco che in un momento che non si fa il tour se ho un'altra opportunità è la mia vita il mio lavoro e non vedo perché devo dire di no quindi è stata usata molto spesso questa cosa contro di me per il fatto che io mi sono preso delle libertà con altri artisti che però ho fatto delle esperienze che ritornassi indietro le rifarei perché sinceramente perché non devo suonare con quello o quell'altro se in quel momento non ci sono dei tour, chiaro che se andasse a collimare a situazioni di tour è chiaro che diventa più problema, no? Certo. Però in un momento di libertà è il mio lavoro, eh beh, eh, no? quindi no? ecco, questo è uno degli aspetti. L'altro aspetto, visto che c'è stato proprio un decadimento del rispetto nella figura mm. del musicista, mm. no? Cioè, io sono sempre stato un tipo molto tranquillo, però mi faccio molto rispettare. Come a New York, ho detto che neri scherzavano su quelle cose, mm. però anche in ambiente italico ho sempre messo i puntini sulle i. Scherziamo, ridiamo, suoniamo. però sul parco per me la musica è fondamentale. E giù dal parco c'è l'uomo che non ha la chitarra o ce l'ho a tracolla, però ci deve essere il rispetto. Quando ho visto che questa cosa ha iniziato a calare molto, cioè anche che l'ultima segre segretaria di turno ha capito che ti trattava in modo strano, lì mi sono iniziato a incazzarmi a dire: no, a me così non mi sta bene. Cioè, non mi va bene di essere in un clima dove io, musicista, che sono quello che alla fine sono più vicino al cantante, perché diciamo la verità. Sì. Cosa c'è certo. di più vicino al cantante sul palco, il musicista eh, esatto. che lo sorregge? Arriva la segretaria di ultimo, ma no ragazzi sbrigatevi perché qua e voi non contate niente. Già una che mi dice così, ah io parto, ma uomo o femmina che sia sì, ovviamente. Sì. Quello un aspetto che si è verificato poi anche qualche anno dopo in altri tour. L'altra cosa che però mi ha proprio spinto a pensare di, di prendere altre strade, che magari per molti sono discutibili, perché sai, c'è della gente che per suonare con determinati cantanti probabilmente si butterebbe nel fuoco. Io non sono stato mai così, ho lasciato che la vita mi portasse a delle cose in base a quello che io davo musicalmente. Infatti alla fine io ho fatto delle cose con vari cantanti e ai vari musicisti perché comunque volevano il mio mood, il mio modo di suonare, esatto. volevano la mia emozione. No? Ah, no. Ecco. Alla, a un certo punto ho visto che non c'era una prospettiva, cioè quando vedevo che... Non mi facevano mai firmare un pezzo, non mi chiedevano mai un pezzo, non c'era mai la possibilità di arrangiare qualcosa. Ho detto: Ma a me di fare tutta la vita tour in questo tipo di situazione, mh, ho altre aspirazioni. Voglio certo. fare dischi miei, voglio fare altre cose, voglio vivere la musica comunque in un modo più completo. Questo è il motivo essenziale per cui io mi sono ritirato dalle situazioni. E poi purtroppo. E proprio per questo mio carattere un po' ribelle di voler fare le robe, mi sono state attribuite delle cose molto ingiuste, tipo che ho un brutto carattere. E come diceva un grande scrittore, quello famoso inglese, uno dei tanti, adesso non mi ricordo, <ride> comunque, avere carattere significa avere un brutto carattere. Cioè, cosa vuol dire? Se hai le palle diventi uno che ha brutto carattere. Se dici no, guarda, quella cifra a me non sta bene, allora hai un brutto carattere. Se dici, ascolta. Ho messo delle idee in quel disco, non me le riconosci, allora in brutto carattere, allora no, non mi sta bene. Certo. Quindi il motivo per cui ho lasciato certe situazioni, ho preferito rinunciare, è stata quella, ecco, a grandi linee. Ma non è solo una questione di... Eh, non è una questione solo economica, capisci? È una questione di prospettiva, di vedere... Cioè, io ho visto che tutti i gruppi storici della, della storia, anche quando è entrato un musicista nuovo, comunque gli hanno dato un'opportunità compositiva di fare delle cose. Quando questa cosa era chiusa che l'arrangiatore è sempre quello, l'autore è sempre quello, allora dopo un po' ho detto, vabbè, allora quella possibilità non c'è, che se permette è una possibilità importante firmare un brano, soprattutto un artista che vende ecco. due milioni di copie, cioè è importante. E quindi mi dispiace di non aver avuto questa opportunità, perché io sarei un animale da guerra da quel punto eh di vista beh, lì, certo. sia in studio che dal vivo. Cioè, è la mia vita, amo stare in studio, non, non patisco il fatto di stare un mese chiuso in uno studio e non patisco un tour dove si fanno anche 25 date una dietro l'altra. Cioè, fa parte del mio, della mia persona, del, del mio modo di vivere le cose. Quindi, se, Questo è, diciamo, guarda, è se, secondo me, allora, quello che noi ci conosciamo da, da poco, da, da, da pochissimo, perché anzi mm -hmm. è solo... però diciamo quello che, che mi arriva... Ed è, ed è una cosa che, che accomuna molti musicisti. Eh, è la passione che hai. Cioè, sei, sei, un, sei focoso, sei passionale. Quindi, è questa, questa è una cosa che, che arriva tantissimo. E quando uno è così, chiaramente. Eh, hai detto prima: sei un vulcano per cui hai bisogno di buttare fuori e, e, e far vedere il tuo carattere. Cioè, tu vuoi vedere, far vedere il tuo carattere. Non lo vuoi, eh, eh, non vuoi eh, nasconderlo. Certo. Questa è una, una dotte che d'altronde. Cioè, oh ragazzi te lo puoi permettere alla grande <ride> quindi eh, sicuramente poi è chiaro che ti fai eh, come dire ci sono delle situazioni dove puoi farti i cosiddetti haters ragazzi adesso si chiamano haters sono certo. i detrattori uno, in italiano sarebbero detrattori gli haters ci sono sì, sì, certo. ma è ovvio cioè ci sono sempre quando uno comincia a a, 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 a far vedere il proprio carattere ovviamente è, è, crea una linea spartiacque ecco però... aggiungerei due cose importanti perché hai detto una cosa che mi si è aperta un'altra cosa importante poi attenzione molte volte eh, da alcuni per fortuna pochi sono stato criticato per il modo di suonare nei contesti dove ero a suonare ma attenzione guardate che sono i cantanti che mi hanno chiesto di suonare così non ah. è che io sono arrivato lì e ho detto ragazzi adesso facciamo un mio non è che mi metto a fare il Van Allen della situazione in un contesto che non è, cioè mi è stato chiesto espressamente di spaccare il culo, come certo, si dice, certo, no, certo. Cioè, mi è stato chiesto di farlo, io ho detto: sei sicuri? Siete sicuri, perché io quando suono, poi mi si innesca una specie di Hulk che. <ride> <ride> dopo esci fuori e quando esci fuori dai l'energia che però guarda caso è quella cosa che è rimasta a tantissime persone di me nel senso quando si parla di vasco è inevitabile pensare a fonte del palco, agli spari sopra, pensare a dei momenti molto potenti dove veramente si dava tutto e si arrivava a fine concerto non che adesso non lo facciano eh, però quei concerti lì erano veramente impegnativi anche dal punto di vista fisico poi oltre a questo che hai detto una cosa importante non è solo una questione eh, cioè la gente mi voleva, pro voleva proprio per la mia personalità perché alla fine, ah, a parte ah, che ah, sono un ah. tipo scherzoso, però sul palco volevano quell'energia lì perché non è che mi hanno chiamato per simpatia, chi non mi conosceva tipo mi ha chiamato Raf, Gatto Panceri, mi ha chiamato Paola Turci, Mina, non mi conoscevano però hanno sentito parlare di me, mi hanno sentito suonare e hanno detto mi piacerebbe avere le sue chitarre nel disco oppure esatto. fare dei tour. Io ho lasciato anche la strada a molti chitarristi aperta perché ho rinunciato a molti tour. C'è stato un momento che mi chiamavano di continuo e ho dovuto dire sì, ho dovuto dire no spesso, no? Uh -huh. Ma la cosa che mi ha ferito di più è vedere che molte di queste persone che mi hanno chiamato hanno cercato poi invece di discreditarmi proprio per quel fatto lì, uh -huh. per non andare al nocciolo the core uh -huh. della situazione. Che cos'è? Condividiamo delle cose che non siano solo il concerto, ma che siano i brani, che siano gli arrangiamenti, almeno una. cioè, tu vuoi dire che io su mille brani che scrivo non ce ne sia uno che può certo. diventare una AIDS? Non ci credo, mm. però devi anche volerlo tu, mi devi coinvolgere in questo. Ecco, questa è una delle motivazioni che può rispondere anche, magari, a molte domande che mi fanno spesso riguardo a dei tour che ho fatto. Certamente. Ti, ti Se c'è qualche domanda ti, che vuoi farmi, vai pure. Guarda, ti posso garantire che le domande sono tantissime, non riesco a leggere, ragazzi, perché siete, siamo alla soglia dei 700, eh, quindi ti dico solo sì, questo, sì. Cioè. <ride> No, però, dimene, magari, eh, forse eh, hai qualche domanda faccio, tu che può essere no, in sintonia. Allora, pri, prima di farti una domanda, che adesso le recupero, sì? qui invece voglio, voglio Andrea Braido che si esprima sì. all'Andrea Braido, quindi ci suona qualcosa di, di tuo certo di, di un quello, brano di quello mio cattivo potente volete un brano calmo o no, cattivo? No, no cattivo adesso vai, vai di cattiveria cattiv cattive. sono diventato bolognese <ride> <le> cattive, <ride> eh. sono una roba cattivissima eh. ecco cioè. vai alla grande Aspetta, eh, che tra i miei 8000 pezzi devo scegliere eh ragazzi like 7700 ci sono solo 270 like Oh, dai dai su su su, su ragazzi like 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 L'hai come se non ci fosse un domani. Ah, ecco una cosa importante <ride> mentre cerco il pezzo. Sai cos'è? Eh. Una cosa fondamentale per me, veramente, che ci tengo molto a dire, mh, io sono l'opposto, ehm, come mia posizione, ma anche verso la musica, del fanatico. Cioè io sono fanatico, tra virgolette, della vita, della musica intesa come espressione, però i fanatici mi, eh, mi hanno sempre... Ehm, Spaventato da un punto di vista ma mi hanno anche lasciato molto perplesso perché essere fanat fanatico di qualcosa ti porta a perdere un po' della tua identità e della tua obiettività. Io po po posso amare un artista, un, un attore, un, un calciatore però non posso essere fanatico a tal punto da perdere il senso dell'obiettività anche di quello che sta succedendo. Sì. No? E quindi spesso... Eh, mi è difficile rispondere a certe cose perché c'è una, una grande parte di gente fanatica il fanatico di Mina il fanatico mm. di Ramazzotti il fanatico, che eh, non puoi dire mai nulla perché sembra che vuoi offendere invece non capiscono che la vita che ho vissuto io non è quella che hanno vissuto loro da fans è vista da un altro punto certo. di vista quindi se io dico no guarda quella, quella persona quella volta lì non è stata proprio brillante eh, io lo posso dire e da qui poi parleremo anche del libro dei problemi che ho riscontrato proprio per queste argomentazioni Va bene, vai. Siamo al pezzo, vai vai. Eh, te piaceria ciao. <ride> Lo devo cercare prima. Eh, ragazzi, ragazzi. Aspetta, no, era veramente un delirio quando hai tutti questi brani. Per fortuna oh. che sono abbastanza. Um, li ho messi in un modo che capisco dove sono. Chiedigli di fare a be recuperarli. Bellezza de Mouillère, che è bellissimo. Ah, quella vogliono. No, no, ma fai, fai una cosa... Eh, no, cioè no, volevo suonarti che... Energy Live. Che vai, vai, no, che no, fa bravo, di... fa, Fai Energy eh, Live. Ho pa okay. parlato di cose... <ride> fai Energy Live, che bello. Ecco. La troverò. Ho parlato è... troppo presto. E no, suonato, suonato, suonato tutto. E' suonato tutto questo sì, qua. Ho suonato tutti i brani, sì, devo dire che... Cioè, scusa, tutti i brani, tutti gli sì, strumenti. 20 ed è stata una bella una bella cioè, ho dovuto studiare molto anche la, la batteria perché è un pezzo impegnativo insomma ecco. eh, faccio come Pippo Baudo che parlava per eh, prendere tempo perché <ride> pensavo di avere il tocco non vedi niente no no ce l'ho ce l'ho ce l'ho eh, guarda era una, era una finta il fatto è che avendo così tanti brani raggruppati in eh, minus one no, senza chitarra sì, sì, sì di racconta tu qualcosa che lo becco da un'altra parte <ride> guarda faccio una domanda bravo immenso eh, basta guardare la solo uh, scazzo sul divano mentre esegue comfortabile in solo finale eccezionale notte e cuore grazie okay. ecco anche lì dopo entriamo nel discorso eh. Pink floyd perché eh. è una cosa molto particolare eccolo qua il brano vado ah. eh guarda allora, c'è Andrea Balasso saluto ad entrambi sì, Andrea un di... ciao ciao Grande ciao <ride> Vado. Bye. Sul più bello non ci posso credere. Non ci posso credere. Proprio sul più bello si è piantato di nuovo. Ah. Oh. Ragazzi, questo si chiama Coito Interruptus. Ragazzi, pazzesco! Non ci posso credere. Ah, che peccato! Che peccato. Che peccato! Dai, lo dobbiamo rifare! Lo dobbiamo rifare, non si può... Non si può... Non rifare una, una diretta così, ragazzi. È effettivamente è andata. Terminiamo, gli rimando di nuovo. Eh, mi dispiace, ragazzi. Vediamo di ripristinare di nuovo la connessione. Ok. Uh, vediamo di ripristinare di nuovo la connessione ok copia link eh insomma dai succedono oh, fa, fa troppe note troppo, troppo, troppo calore troppo entusiasmo troppo vulcano <ride> troppo tutto ragazzi grandioso uh, eccolo, ok eccolo qui via tac ok eccolo qua Marco si è spento di nuovo il computer però um, ha riscontrato un problema e deve essere arrivato. Vabbè, se vuoi ci colleghiamo intanto con, eh, con eh, il telefono, va bene? Sì, ok. L'invito. Ok, Ma intanto magari se finché si avvia di nuovo. Grandioso ragazzi, comunque mi ha pettinato quei pochi capelli che mi rimangono sono diciamo, abbacinato energy life life non live giustamente Avete, eh. eh ragazzi Andrea suona, suona. È, è troppo per, per le connessioni eh, manda in, in tilt le connessioni <ride> non c'è un, un bit rate che in grado di tenere la sua la, la sua velocità, la sua forza, perché più che forza, più che velocità ha cioè, un modo di suonare che è di una potenza incredibile. attendiamo mentre attendiamo che arrivi. Vediamo se ci sono delle domande. Ci sarà eh, il Covid sulla linea. In... <ride> <ride> Marco, senti il timing che ha, ha argomento di cui parlavamo diretta con Ciro Manna. Eh, avete sentito, eh, infatti, la cosa è che eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui. Eccolo qui. Infatti, eh, il timing è veramente qualcosa di. Eccolo, eccolo qua. Ci sei? Ci sei? Non ti sento. Non ti sento l'audio. Attiva l'audio del microfono. Non, ti, non sento l'audio del... no no ci vuole il microfono eh, forse devi togliere le cuffie bla bla, o qualcosa del genere ok aspettiamo sì il timing ragazzi è il discorso che facevamo l'altro giorno con Ciro Manna un altro che diciamo di timing ne ha da vendere cioè è la cosa fondamentale perché poi quando si suona veloci ehm, discutevo prima con Braido con, con Andrea prima cioè lui non, non, fa, non ha solo suddivisioni del tempo 32, 64 esimi, 128 esimi cioè è, è tutto il time, il groove che ci mette a quella velocità che, che fa sì che eh, diciamo risulti eccezionale questa è una cosa fondamentale poi che Andrea lo faccia a velocità stratosferica ma è, è un altro paio di maniche però non sarebbe la stessa cosa se lo facesse in modo matematico, in modo meccanico eh. quindi è veramente molto importante Software, hardware e inviosi. Marco, portalo in studio con te. È l'unica soluzione, altrimenti fondi i cavi della fibra. Eh, magari sarebbe veramente, veramente molto bello averlo qua, effettivamente. E che so che sta nelle parti di tra Genova e Alessandria, quelle zone lì, quindi no, siamo un buon 400 km eh, di distanza. E devo, Marco, te lo devi portare direttamente nel tuo studio la prossima volta. Eh sì, eccolo qua, eccolo qua, vediamo. Non ti sento ancora. No. Non ti sento ancora. Vediamo. Vediamo se mi scrive. Guardate pazienza raga, che ci, che ci sentiamo via. Uh, 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 uh. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Eccoti. Io ti, ti vedo. Ecco, ecco, adesso oh, ti sento. Oh, Perfetto. Okay. Eh, guarda, non ho parole. Probabilmente <ride> c'è qualche problema con il computer perché adesso è acceso, sì. ma non è, non è ripartito. Okay. Eh, ti ok. Faccio... Non so se si è sentito, a un certo punto ho usato una parola, un'espressione veneta: <ride> dove vai in moneta, mare e computer, <ride> <ride> però poi. <ride> non si sarà sentito perché voi uh, mi sentivate suonare anche se non c'era il video. Eh, vero? No, a un certo punto no, si, è piantato, no. si è piantato clamorosamente tutto. Quindi ho capito si è ecco. ecco devo capire come fare, sì. Ecco, niente poi. Beh, intanto, dai, io lo faccio ripartire. Sì. Possiamo, sì, beh, beh, allora, allora, bravo, bravissimo. Allora, sì. visto che c'era una, una domanda, sì. eh, c'era una beh, insomma. Erano più che domande, erano esclamazioni di, di stupore, di gioia, mm -hmm. di, di qualsiasi I cosa, grazie. perché chiaramente diciamo, il pezzo è veramente di una, una forza. Era for, forza, forza, energia, energy life, proprio si sentiva. E, e, e c'era qualcuno che aveva scritto: uh, Ci fai una pippa agli americani, e prendo spunto per dire. Cosa, eh, cosa ne pensi dell'Italia nel mondo la tua esperienza cioè raccontati, raccontaci cioè, tu che sei stato all'estero la tua esperienza estera e poi diciamo tu che sei stato di là quando sei ritornato di qua cioè cosa hai visto come diciamo come la musica viene gestita in Italia perché non è che sia proprio parlaci di questo aspetto qua che è molto importante cioè non solo musica suonata ma anche musica gestita ecco non è che abbiamo perché io sto cercando di fare del mio meglio per cercare di, di far emergere anche mh, è musicisti emergenti, eh, però è, è veramente molto difficile. Quindi, volevo un po' una tua opinione, che hai visto anche la, diciamo la, la musica dall'estero, su quello che è eh, la tua esperienza e poi riportata in Italia, soprattutto poi magari declinandolo in questa situazione. Per cui, chiaramente, musicisti oggi come oggi, se era dura prima, oggi lo è ancora di più. È una bella domanda che ne prevede anche delle prevede molte risposte. Allora, in primis, ti posso dire questo: prima, per esempio, per un attimo ho guardato la mia pagina Instagram e c'è un ragazzo che mi ha scritto: È una vergogna che un artista come te abbia così poche eh, follower. No? E io, io non gli ho ancora risposto. Ma il problema qui è che se tu crei una situazione televisiva e la gente segue questa cosa, è chiaro che il personaggio. Eh, che può accedere a una, a una, alla televisione, quindi con un contenuto, meno male, artistico o meno, è chiaro che eh, aveva una visibilità diversa. Allora, il problema qui a Monte. Io quando sono andato in America credevo moltissimo nel fatto di fermarmi là, perché la New York che ho incontrato io non era la New York che ho incontrato anni dopo. Per dirti, mm. eh, nel 2005 ci sono stato, sono stato nel 2010, sono stato... Nel 91 sono stati vari anni diversi, però ho trovato una città molto diversa. Quando sono andato io, c'era la ricerca proprio del talento, del musicista. No, cioè, dicevano: Show me, let me show, show me do what you do. No, show mm. me what you do. No, cioè, fammi vedere quello che suoni, cosa sai mm -hmm. fare. Quando sono stato nel 2005, per dire, è successo un fatto. Io ero con Jazz Italiano a New York insieme a Pippo Mattino in duo e alla fine dei nostri concerti c'era una, una specie di meeting. Eh, questo è importante, questo episodio, che eh, in un locale dove c'erano molti musicisti italiani c'era Roberto Gatto alla batteria, Resta Bolazzi, eh, Pippo Matino e io che sono arrivato senza chitarra perché io dopo il concerto ho detto a New York City a quest'ora alle due di notte è meglio che porto la chitarra in albergo e invece ho fatto male. Arrivo al locale, ah, ecco sono arrivati altri due musicisti del Jazz Italiano New York, salgo sul palco e mi presta la chitarra un chitarrista. Considerato molto cool in quel momento a New York, di jazz che io non conoscevo, un tipo biondo con una, semi, una guild, credo, semiacustica. Allora mi presta la chitarra. Io, appena ho iniziato a suonare seriamente, ho iniziato a ingranare, mi ha detto game my guitar, me l'ha presa di mano proprio? no? Quindi ho visto una città eh, timorosa di, di, di far sentire chi invece ha una voce da dire. Quindi ho iniziato a dire ma gli americani e gli inglesi sono realmente aperti a ciò che viene da fuori, soprattutto nei confronti degli italiani o no? E qui io avrei da aprire un capitolo pazzesco perché io ho suonato spesso con degli stranieri, però ho visto che quando tu comunque ti prendi il palco non li sta bene. Ecco ah. perché spesso vediamo dei musicisti famosi, eh, magari con un passato incredibilmente brillante, contornarsi di musicisti magari, non dico non bravi, ma molto, molto tra le righe. Mm. Non, non c'è mai qualcuno che emerge fuori. E io questo l'ho vissuto molto sulla mia pelle. Uh -huh perché è chiaro che se tu chiami uno che suona quando è il suo momento, per dirti, quando io sono salito sul palco al Blue Note con Marcus Miller mi ha detto play man io ho detto "Moletto, sta attento perché play man te mi tiri dentro <ride> ho iniziato a suonare come un pazzo la gente si è alzata in piedi perché ho tirato fuori emotivamente un'energia che ha coinvolto il pubblico e da un lato gli può aver fatto piacere da un lato però la star della sera era Marcus Miller quindi capisci in un certo senso certo. C'è un po' questa cosa qua. E poi io, concedimi, non siamo aiutati minimamente dal nostro sistema politico. Cioè, noi abbiamo dei politici che parlano solo di politica, ma la cultura viene messa sempre solo in una direzione. Allora, intanto la, la, la cultura è politicizzata al, al massimo. Cioè, io posso andare in televisione se tratto argomenti politici. Se io parlo di musica e basta, no, non è interessante. Guarda chi va a suonare il primo maggio, guarda chi va a suonare sulla A3. Guarda sugli special che fanno su Rai 5, non fanno altro che fare lo special su BB King, i Rolling Stones, Pink Floyd e chi più ne ha ne meta. Benissimo, sta bene che la gente sappia la storia di queste grandi band, ma fate vedere anche qualche storia di qualche italiano. Certo. Noi abbiamo avuto la premiata Foneria Marconi, Le Orme, abbiamo avuto eh, i vari cantanti nostri che abbiamo che comunque nel mondo eh, hanno fatto delle storie. Poi abbiamo eh, gli Aria, abbiamo insomma. Un sacco di gente che viene quasi ignorato, oppure fanno il servizio sempre sul cantautore di turno che è politicizzato. Cioè, io per dirti: non sono mai entrato in certi ambienti perché non so, sono politico, non voglio che la musica venga coinvolta per forza dalla politica, perché è veramente un limite pazzesco. In più è gestita male perché io ti dico: ero molto fiducioso quando ho iniziato a suonare, a conoscere i vari grandi manager impresari. Perché ero detto, sta gente qua con le conoscenze che ha, se volesse mettermi di spalla, per esempio, arriva BB King a Milano, fammi suonare di spalla, no? Arrivano gli stili Dan, mettimi di spalla, no? Magari chiamano della gente che è innocua, cioè non te ne accorgi nemmeno. Poi purtroppo ho avuto dei segni veramente controproducenti per l'industria degli strumenti musicali, perché io mm. queste cose qua le ho scritte al Disma, a tutta l'Unione del Disma che comprendeva Eco Music Group, Mogar. Bauer, tutti questi grandi, e gli ho scritto: ragazzi, ma se volete dare una prospettiva e vendere delle chitarre, fate vedere un futuro a questi ragazzi. Perché, se voi arriva, eh, la, mm. vado allo al, stand della Fender e mi fai sentire in Win Mastian, mi fa piacere, però devi far sentire della gente anche sul nostro territorio, gente che sa suonare, certo. allora invogli il ragazzo. Quindi qui c'è una male, un, 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 proprio un funzionamento contorto. Ti racconto questo episodio che secondo me è stato molto grave. Ma si sente bene quello Assolut che si, dico? si sente bene? Ah, perfetto, perfetto, perfetto. Eh, l'iPhone vedi una sicurezza, ah. ti lascia a piedi. Adesso è ripartito anche il computer. Nel frattempo, ah, no? ecco, comunque ti racconto questa Music show 2010 a Bologna. Praticamente, io ero con Echo Music Group, avevo il mio spazio per fare il mio trio, fusion jazz, rock. Ho fatto tutte le mie cose, anche col basso ho fatto delle cose. Tra l'altro, io nel 2000. Eh... 5 2007 ho fatto un tour con T.M. Stevens ecco, questa è un'altra cosa importante ah. arriva T.M. Stevens, mi vede hey man, bro, my bro, man. bro, dico, suoniamo insieme no? Qualcosa, no? Visto che sei qua eh hey, you know mad me but, ma come? Abbiamo fatto due tour assieme, sei lì a Bologna, eh? No? Allora lì capisci che non mi ha chiamato perché probabilmente sapeva che se me mi chiamava l'attenzione sarebbe stata rivolta anche a me questo è un episodio poi vengo a sapere che Guido Elmi, pace all'anima sua, organizza un concerto con un'altra persona di Bologna che non faccio il nome perché sono buono e cosa fanno? Palco Grande Inguil Mastiini, Bisonetta alla batteria, Glenn Hughes al basso? E poi c'è un palchetto dove fanno suonare, ho saputo che poi hanno suonato Portera e Soglieri. E io ho detto: ma signori, ma vi rendete conto di cosa avete fatto o no? Cioè, voi fate un palco in una situazione italiana perché siamo in italia fino a prova contraria no e praticamente fai eh, suonare sta gente prima fai dai il contentino agli italiani come se fossimo degli sfigati e poi mi fai salire con la gente lì Ho detto se avevate le palle mi facevate salire a me e qualcun altro su quel palco lì ti assicuro che io non mi spaventavo se c'era Martin o glenn hughes o chi che sia perché io mi sono confrontato con Gambale sul palco, mi sono confrontato con Kevin Ewans. Cioè, ho incontrato i chitarristi e dei musicisti che devi conoscere quel linguaggio. Quindi non è una questione di gara, è una questione di linguaggio. Quando ho visto questo, ho iniziato a perdere un po' le speranze di fronte a una, eh, come si chiama, una classe politica assolutamente assente totalmente. Cioè, per, per la classe politica noi musicisti non esistiamo adesso lo posso dire duramente se non siamo nella fascia protetta a me lo Stato a me un cas <ride> ma un cas de un streck sass come direbbe l'amico Daniele Tedeschi un cas de un streck sass quindi voglio dire siamo obiettivi cioè eh, io voglio dire comunque ho fatto della famiglia ho, ho, cioè, ho mandato dei figli a scuola cioè ho fatto delle cose che comunque il sistema l'ho fatto girare e mi tratti come se non fosse mai esistito e eh, se permetti non ho molta fiducia in questo quindi è giusto che se queste cose si dicano e che tra di noi, secondo me, ci uniamo e facciamo un'unione, anche se la vedo non facile, unendo le nostre energie per creare un sistema che sia autonomo come fanno i ballerini che mm. hanno il loro ambiente. Ognuno ha il loro ambiente, anche noi musicisti, esecutori, musicisti, compositori, dovremmo fare delle cose eh, in cui noi siamo anche autonomi, ci organizziamo noi le cose, noi non dobbiamo avere bisogno. Per forza è, perché questa cosa qui, sai cosa ha scatenato? Ha scatenato anche un'esterofilia mostruosa nei confronti di chi ti ascolta. Certo. A volte mi scrivono: ma perché non ascolti quello? Perché non ascolti quello? Ma ascoltatelo te. Cioè, voglio dire, io dopo 40 anni che suono, se permetti, so cosa voglio ascoltare o non voglio ascoltare. Non è una questione di presunzione, è una questione di atteggiamento che pensano che io devo per forza aver ascoltato qualcosa che ha un'inerenza. Eh, capisci? Cioè, dovremmo essere molto più patriottistici con la nostra nazione, non sempre parlare di... Inglese. Cioè, il fatto che accendo la pubblicità della Vodafone e ci sia Come Together di Paul McCartney mi girano i maroni, cioè, me la devo sentire tutti i giorni. Accendo la televisione, c'è cioè Radio Freccia, quella roba lì, Le Zeppelin, ACDC, Iron Maiden, ho capito, ma voglio dire, se continuiamo così... È come darci una martellata sui maroni, è pari pari. Certo, e secondo me è veramente controproducente, questo io penso. No, no, guarda, io, io avevo affrontato la stessa cosa a tempo fa, eh, quando ho fatto l'intervista a Matteo Mancuso, che è, una, è un patrimonio italiano incredibile, anche lui, mm -hmm. per la sua giovane età. Però ho detto, cioè ragazzi, eh, cioè, se aspettiamo che siano le istituzioni a far crescere queste persone qui... Ciao, bisogna che, però, almeno tra di, noi, tra di noi ci sia uno spirito di condivisione e di sostentamento. Sì. E proprio come hai detto tu, per renderlo. Per rendere, la, 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 la musica almeno tra di noi autonoma. E secondo me, se già tra di noi ci aiutassimo, si potrebbe fare veramente tanto. Però dobbiamo aiutare, tra, aiutarci tra di noi. A volte questo aiutarsi questa condivisione adesso c'è stato cioè il, il covid ha sicuramente è vero, ha sicuramente è vero. chiuso uh, i ranghi su, in certi in certi in certi in certi, in certi però, ambiti però, certo. certi ambiti sì, però non deve essere una chiusura di fazione cioè io sto di qua e sto di là cioè ragazzi siamo tutti nella stessa nella stessa parte cioè io non sono un musicista professionista perché non, non vivo con la musica sono un grandissimo appassionato ho avuto la fortuna di creare questo Meccanismo qui eh, mi piacerebbe mm -hmm. tantissimo diventare un hub di musica dove poter collegare, fare da Thread Union verso il mondo, certo. cioè lo spettatore che sono io e il professionista. Perché se ci mettiamo insieme, poi alla fine riusciamo a, a produrre qualcosa. Cioè per esempio io una cosa su, sulla quale sto cercando di battermi tantissimo è riuscire a finanziare la musica ma a partire da noi stessi perché noi abbiamo perso cioè è inutile che ci certo. ce lamentiamo Andrea del discorso le, le, le tribute band queste cose qua che stanno cioè tu sai benissimo che suoni anche con la triboot band di, di Vasco certo, con, con il mio tastierista. Certo. ma è normale che sia così cioè ragazzi cioè, uno deve certo. come detto c'è una ma famiglia c'è eh, eh, sì, una mi famiglia cioè, molto. e quindi nessuno vuole rubare lo spazio a quelle tribute, però non possiamo lamentarci se non c'è spazio per chi vuole fare musica la musica, medita, originale, musica originale. Certo. Ma perché? Perché non si può pensare che un gestore di un locale o chi organizza la festa della birra o quant'altro, cioè eh, facciamo una festa della birra dove viene Andrea Braido che suona la sua musica originale, si paga il biglietto e deve esserci la stessa gente che, che, che viene a vederlo quando... e questo, cioè, questo è il problema. Allora, ma questa cosa deve partire da noi musicisti però, ah, sì? per primi. Se poi non andiamo certo. nemmeno noi a vedere l'Andrea Braido e non siamo disponibili a, a tirar fuori... 10 euro per un biglietto per certo. andare un artista di questo genere, è allora di cosa stiamo parlando? Cioè, questo... È verissimo, verissimo. Hai ragione, infatti, ma poi anche è un fatto di, di intelligenza verso il nostro paese. Cioè, non riguarda solo la musica, riguarda tutte le nostre eccellenze, che purtroppo, in casi di eccellenze molto giovani, sono andati via, come avevo fatto io. Perché, quando a 20 anni sono andato a New York, l'idea era quella di stare lì. Il fatto è che sono ritornato. Perché, sai, essere solo a vent'anni a New York, dopo che sei vissuto in Trentino, in una realtà molto di montagna, dove, dove bene o male, conosci quasi tutti, così ti trovi in una città che ti senti veramente eh, un alieno, no? Cioè ti sembra certo. di essere, senti la solitudine, c'è stato un momento, ho detto, non so, qua, per stare qua devo capire realmente cosa, come funziona. Probabilmente se stavo là comunque avevo già, per dirti, non ho incontrato Giacomo Pastorius per... 20 minuti sono mm. entrato in una casa di un bassista, mi ha detto eh, prima c'è stato Giacomo, quel bastardo. cosa è <ride> successo? Mi ha fatto cose. C'è un casino. Hai capito? Ecco, magari io non avrei voluto incontrare Giacomo in quella dimensione lì, perché magari <ride> a mi chiedere dei soldi. me. però il fatto che a New York potesse succedere tutto in quel momento, capisci, era molto, molto, molto più facile. Comunque, ritornando all'Italia, io credo che ci siano molte eccellenze, come hai detto tu. E soprattutto il rispetto verso la nostra nazione, cioè non possiamo distruggere ogni volta. Se uno fa qualcosa, c'è questo atteggiamento. Poi arriva il qualsiasi straniero di turno, è figo! Cioè Questa è, ce la portiamo dalla seconda guerra mondiale, sta sì, roba sì, qui. Sì. Eh. Ci hanno proprio indotto mm. americani e inglesi a pensare che noi siamo inferiori. Guarda, che non è una strozzata, ma non inferiori, perché noi è pasticciamo mm, fino mm, donne. Mm, e poi, se parli di musica, sì, musica, però voi che suonate voi? La tarantella? Mm. Ma vai in moneto mai. vai! <ride> Perché quando ci vuole, ci vuole. Ma cosa dite? Tarantella di che? <ride> cioè, voglio dire, ma stiamo scherzando? <ride> no, ma no, no. Pensiamo a un ennio morincone, sì, per sì, dirne sì, uno, ma ci sono tantissime realtà un Franco Cerri del suo periodo è stato un innovatore uh, pazzesco, sì, sì. cioè chitaristicamente, io lo ascoltavo da piccolo e dicevo che storia, che musica e tanti altri, insomma, ecco. Eh, Volevo dirti una cosa, sì. sei ricollegato? Sì, questo sì, ma... fottutissimo computer ma, ma tu ti puoi collegare col computer, basta che eh, contemporaneamente. Eh, contemporaneamente, sì, abbiamo eh, tecnologie allora, che a noi cavallo. ci... Oh, oh. Tu vuoi eh, che Cavallo, siamo. Riclicchi sul link che ti ho mandato. Perfetto, <ride> comunque... eh, a me piace passare da, una, da un dialetto all'altro perché comunque ha un suo perché, no? ah, beh. Ah, cioè, ogni dialetto ha una sua storia. Anche... Quando mi incavolo sono okay. veneto, quando beh, io, ho fatto, io, ho fatto faccio... io ho fatto il militare, eh, avevo ufficiali e sottufficiali eh, di Caserta, Marcianise, Napoli. Sì? Alla fine parlavo tranquillamente del dialetto napoletano. Quindi cioè, per osmosi. Se clicchi ecco. sul link dovrebbe collegarsi, quindi ci, poi ci sono due collegamenti contemporanei Eccolo. Contempor okay. Contemporaneamente. Yes. mi viene in mente una barzelletta, uh -huh. una vecchia barzelletta. Dopo ci parliamo ecco. de della strumentazione. Che Eccola qua. Certo. Ecco. Eccola okay. qua. Okay. No, poi se ci sono delle domande... Ecco. Ok. Funziona? Aspetta, eh. Però come mai? Aspetta. Non sento l'audio. Ok, allora chiudiamo questo collegamento qua. Sì. Eh, disattiva video ok. Ah, tolgo to anch'io. Eccolo qua. Sgancio dall'iPhone. Sì, sgancio dall'iPhone perfetto. Ok, oh. ok. E però qui, stranamente, ah si. Sì, aspetta perché non ho le cuffie, <ride> bene. Grandissimo, okay, hai, Beh, siamo, ritornati. La siamo là. ritornati alla grande. Ecco, oh, grande. Un applauso. Yeah. Grazie. Ma forse credi... mi stai convincendo a convertirmi alla Apple perché io ho preso un computer eh, che l'ho visto anche nei film di fantascienza, che è un bel, <ride> quindi un computer voglio dire molto usato anche dalla NASA, però se me a sapere così ah. non mi piace mica. No? Eh, no, devo dire che effettivamente io facendo i, i, i dovuti scongiuri, cioè toccandomi Maroni, cioè, no, questo non mi ha mai lasciato... Eh, no, ti perché... chiederò molti consigli. Eh, sono, sono a disposizione, sono a disposizione. Allora parliamo di strumentazione. Sì, strumentazione ecco e, e poi riprendiamo, ci fai un altro brano perché l'altro non l'avevamo sentito Certo, tutto, certo. Quindi... Sì, sì, ottimo, sì, ottimo, sì. Ottimo, Allora, guarda, mm. è molto semplice: la strumentazione. Io sono stato per anni endorser mm. di vari marchi, sia di artigiani. Mm -hmm. eh, posso ricordare la collaborazione che è durata ben sei anni con Galeazzo Frudua, mm -hmm. con delle chitarre molto stratotype, con la leva mm -hmm. soprattutto. Poi io sono stato endorser della Pivi, sono stato endorser anche di Manne. Eh, di vari liutai anche diciamo, non conosciutissimi, però che hanno fatto degli strumenti validi. Eh, come Silvano Tomassini di Torino che mi ha mm. fatto delle stratocaster molto valide. E poi sono passato alle Pori Smith: diciamo, ho avuto un momento Pori Smith che è durato dieci anni in cui ci credevo molto, credevo mm. molto nelle Pori Smith, nell'azienda, in lui anche in Pori Smith che l'ho incontrato più volte e mi ha sempre fatto dei gran complimenti. Anche lì, vedi purtroppo a un certo punto è successo che dopo l'esperienza di Londra, che mi erano dette molte cose tipo to you man you play devi suonare qui devi suonare di là però poi non è successo niente l'ho detto ma perché mi fate i complimenti se poi non siete disposti a mantenere le cose capisci cioè se l'hai fatto solo per complimentarti eh, non, non mi interessava un complimento così quindi anche con le Paul Smith dopo varie situazioni ho ripreso in mano un paio di Les Paul che avevo ho detto però come suona una Les Paul dentro un Marshall come suona una Stratocaster dentro un Marshall o una Telecaster quindi mi è ritornata la memoria storica degli strumenti che sono sempre stati quelli delle, dei miei sogni dell'adolescenza dell quando vedevo i chitarristi con la strato con, la, con l'SG. Poi ho avuto anche delle shakter americane pazzesche, ho avuto eh, Tom Enders, ho avuto varie chitarre, l'ho potuto, potuto provare un po' tutta. Adesso sono ritornato alla tradizione. Adesso mi vedete con la 335 perché to, lo sto usando molto a registrare un nuovo disco che sto facendo. Però uso essenzialmente l'ESPOL, 335, telecaster. Eh, di bassi uso beh, un Precision e uno Schecter molto bello che mi è entrato da poco che mi piace assai, dopo ve lo faccio sentire anzi posso suonare anche un brano col basso tranquillamente no, assolutamente, il prossimo vai di e, basso ehm, e niente, quindi la strumentazione è molto analogica io anche in questo momento sto suonando dentro un Fender Vibrolux con il reverbero dell'Ampli, un paio di pedali analogici abbastanza tradizionali e mi piace il suono analogico il suono elettronico diciamo che faccio ancora fatica ad accettare elettronica in modo così, nel senso se suoni in cuffia o fai delle prove, delle cose, però io il camper l'ho sentito anche in studio con di fianco l'amplificatore corrispondente e non è vero che è proprio identico, cioè l'aria è l'aria, spostare l'aria ha dei meccanismi fisici che non possono essere elettronici, almeno per ora, magari un giorno si arriverà a un risultato talmente elevato che sarà così, mm -hmm. però. Se poi si continua anche lì a parlare di Le Zeppelin, di Deep Purple, di Rolling Stones, di quella, quella gente lì, cosa ha sempre usato? Marshall, Fender, o comunque strumenti anche italiani che adesso ci sono, che sono super validi. Tra l'altro, c'è una ditta che mi piace molto, svizzera, uh -huh. italo-svizzera, che è la Tribe Guitar, che fa dei bassi molto belli, mi sta uh -huh. intrippando. Voglio provare qualche strumento loro perché mi piace molto come situazione, diciamo. Ecco. Quindi, cosa vi suono? Eh, magari chiedi se hanno qualche domanda in più, corta, oppure suono che non vorrei che questo fottutissimo no, no. computer si fermasse un'altra volta. No, ma potresti suonare il basso, visto che... Il basso? Allora, aspetta che lo prendo. Ma, eh, oppure c'è una, una domanda, c'è sì. Giulio del Buon... Ma quando suonavi con Vasco, Andrea, aveva un suono della Madonna, cosa usavi? Ma guarda, anche lì la, la, era molto semplice. Allora, nel primo tour ho usato tutto il tour dell'89, ho usato la Strat, la mia strat che ce l'ho ancora, con uh -huh. il, un unbucking di Marzio Puff al ponte, i suoi pick-up S1, uh -huh. che erano degli, dei single coil leggermente più brillanti, più potenti, Marshall GCM 800, un pedalino della Boss come rafforzante del, della distorsione, che rafforzava diciamo la distorsione dell'ampli, e basta. Nel tour del spari sopra invece ho usato un Soldano, RSR... SR, no. SRO 100 che è una testata uguale alla SLO però a rack mm -hmm. che ce l'ho ancora, è uno strumento incredibile, molto potente però il suono sai alla fine è un po' quello che ti... cioè io riesco a ottenere il mio suono in tutte le situazioni basta che ho un minimo di strumentazione quando per esempio vado a suonare all'estero spesso mi capita che magari c'è un Fender Twin oppure c'è eh, un Mesa Boogie oppure c'è un Marshall o un amplificatore anche di nuova generazione io attacco le mie cose e il mio suono ce lo, ah, lo, tiro, certo. lo tiro fuori. Eh beh, ce hai nelle mani. Poi sai, è chiaro che se tu hai visto una di queste date dal vivo, amplificate 200.000 volte, vabbè. fa un effetto sicuramente vabbè. diverso. Insomma, ecco. sì, sì, bene, Però il tutto. suono mm -hmm. ce l'hai nelle mani, no? È un suono che hai nelle mani. No, niente, visto che ho la chitarra in mano, chiedi se vogliono sentire qualcosa eh, altro. Mi, Sono aperto a tutte le richieste. Mi chiedono, ho, le, mi chiedono tanti di, di, che, se ci parli della solo di stupendo. Come scusa? Che, in tanti chiedono se ci parli della solo di stupendo. Ah, la Solo di Stupendo. Allora, la di Stupendo è nato in una situazione di riavvicinamento con Vasco, perché io praticamente, eh, dato che nel 90 andai con Zucco, nel 91 andai con Ramazzotti, che fu molto mh, disponibile, perché io lo chiamai che il tour era già alle prove, e gli ho detto: Guarda, se vuoi, io sono libero. E mi, mi chiamò a fare le date di Barcellona e New York, che fu un'esperienza molto importante. E, e poi un giorno andai a registrare delle chitarre a Bologna nel disco live dove compro... non avevo suonato. C'era Valli in studio, andai lì a fare delle chitarre e feci alcune cose classiche: tipo dei, dei bassi, delle, delle power, diciamo. No? Poi feci anche delle altre cose. Tra l'altro, il primo giorno andò benissimo, il secondo giorno andò meno bene perché mi fermavano continuamente per la cordatura. Allora, dopo un po' mi sono girato le palle: ho detto: <ride> ascolta, ma mi prendete in giro o cosa? Perché facevo. Fermo, no, no, rifacciamo, no, fermo, cioè, la centesima volta ho detto a per marò, ossa, qua, cioè, ho detto metto la chitarra e chiamate un altro chitarrista perché veramente mi stavano. Poi erano tutti d'accordo: il fonico, l'aiuto fonico, lui, tutti. Ho detto, boh, forse non è il genere. Comunque, quella sera lì sono andato a trovare un carissimo amico che non farò il nome. E a un certo punto, insomma, sono girate delle sostanze stupefacenti che io non avevo neanche previsto perché ero lì molto tranquillo a cena. Comunque, Invece venni coinvolto e quando sono tornato in albergo ero fuori come una biscia della, del deserto del Mojave, cioè, ero veramente fuori. Continuavo a parlare: che, no, no, su. A un certo punto ho detto avevo il numero di Vasco e gli ho lasciato un messaggio a casa. No, e ho detto: oh, No, guarda, che cioè, io è, vera, è vero, ho fatto delle, delle cose che magari non hai gradito, però alla fine, voglio dire, comunque, non è che sono andato a suonare con delle, delle persone che hanno sminuito. Il mio valore, quindi voglio dire, non hanno sminuito neanche il suo, nel senso, se io vado a suonare con della gente che comunque ha avuto un'importanza nella, nella, nella storia della musica italiana, mh, in un momento dove lui non suonava, non mi, non mi sembrava una cosa brutta. Allora ho detto: secondo me dovremmo ripensare a quello che c'è stato in fronte del palco. Però gli ho parlato, sai, di getto: non lo sai, quando sei un po' fuori, come quando hai bevuto un bicchiere di troppo, eh. e non ha avuto risposta. Però quel messaggio non fu assolutamente a vuoto perché mm. eh, verso la fine del 91 mi chiamò il buon Maurizio Lolli che se faccio l'imitazione la faccio con tutto il cuore perché era veramente un mio amico al di là della storia vasco all'interno della storia vasco era veramente per me un amico una persona con cui ho passato la stimavo molto come persona ecco ci trovavamo spesso a parlare anche di tutt'altro non solo di musica e fa cioè noi capito cioè hai fatto godere cioè volevo che <ride> insomma dovresti tornare con vasco cioè dovremmo parlarne però devi conoscere Guido Elmi. E, e lì fu l'impatto strano perché io allora sento Elmi, già con questa voce strana al telefono, che la, la imito anche qui con molta benevolenza, eh, perché sono persone che non ci sono più, quindi non voglio apparire irrispettoso. Non c'è guardo, non sono che suona anche il basso, c'è cioè un anche il basso, ci cioè porta la chitarra, mi porta anche il basso. Allora io, che non avevo ancora la patente, arrivo col treno da Genova, con su il basso, la chitarra, una valigia, insomma, sembravo hai capito un venditore oh, no. di strumenti. Arrivo lì, suono la chitarra, no, è molto bravo, ah. Dopo un'ora e mezza, due, dico "Guarda che ho portato anche il basso". Il no, basso però, ah, cavolo, me l'hai fatto portare, se per me, insomma, lì c'è stato già un po' di, ah. di disappunto. Comunque sta di fatto che nello stesso anno, dopo due mesi, mi chiama Guido Elmi e mi dice "Vorremmo che suonassi nel nuovo disco di Vasco che era lì sopra". Allora andai in studio e la prima cosa che affrontammo fu stupendo. Io mi ero portato delle chitarre mie, tra cui delle Frudua, una Strato, forse un SG, comunque delle chitarre abbastanza che usavo in quel momento lì. E mi volle che usassi le sue chitarre perché nell'arpeggio. Eh, allora, nell'intro di stupendo, questo qua. lo feci con la sua Larrivé, una Larrivée molto bombata, molto tipo serie O tipo Le Martin, quelle più grandi. Bellissimo suono e anche lì improvvisa questa cosa e spontaneamente, non era scritto nulla, quindi venne fuori molto spontaneamente. Eravamo io, il fonico e eh, Guido e basta. Poi nell'elettrica dell'arpeggio quando fa... Questa nemica qua, la sua stratocaster che era quella che usarono per fare una canzone per te, uh -huh. una canzone per me, no? Una canzone per uh -huh. te, e, e usammo quella strato lì sulla distorta. Usai delle chitarre mie per fare le power, credo una frudua usare uh -huh. allora. E forse una, una, un SG appunto di rinforzo su quando c'era il ritornello. No, per la solo invece, volle che usassi una Jackson Soloist 24 tasti, molto bella, celeste. Uh -huh. Che aveva lo, lo scasso del, del eh, ponte quindi grosso. potevo andare su. E la solo, io mi ricordo che facevamo due o tre take. Poi non so se lui lo incollò, lo fece diverso, però io mi ricordo che fu una roba abbastanza spontanea. Certo adesso non uso più chitarre con la leva, so che a molti dispiace, però io non le sopporto più le leve, nel senso che a me, quando una chitarra si scorda. Perché non la usi tre giorni o divento matto, Cioè, non, 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 non ho il tempo da dedicare a uno strumento che si scorda. Questo è il punto. Anche il Floyd Rose è, una, è, un, è comunque un meccanismo che se tu la chitarra non la usi per quattro giorni e la riprendi, non ha l'intonazione che ha uno strumento col ponte fisso. Quindi, io, se vuoi, posso suonare la solo di stupendo, sì. però lo farò con una Gibson. Cioè, ma, non sì, lo, ma noi va bene, a noi va bene lo stesso. Tra l'altro, c'è anche, anche Chicco Gussoni che ti saluta e io saluto. Ciao Chicco. Grazie, ricambio. Aspetta che adesso troviamo il, il minus one eh, a tema. Ecco, forse ce l'ho qui. Anche se ci siamo scollegati, abbiamo fatto un po' di casini, sono 750 persone, così comunque... Cioè, eh, guarda, guarda, Mi dispiace un sacco. Te lo perché... dico. Sì, no, ma devo ringraziarvi ragazzi, veramente tutti, perché avete la pazienza. Cioè, stasera effettivamente... È una, è una gran serata perché avere ospite, Andrea, ne sono particolarmente onorato. Ma anche voi mi fate tanto onore. e Sono particolarmente contento perché una, una platea così è un, è un bel teatro: eh. 750 persone fa conto che stai suonando. Se poi un mi stanno arrivando dei messaggi di ah, sì. persone sull'iPhone. Eh. Sono onorato di aver condiviso con te il palco. Grandissimo, bellissima intervista. Grazie. Adesso poi leggo i messaggi. Ecco, sai cosa è di buono l'iPhone? Che se io cerco un brano. Eh, lo eh, cosa che non fa l'iPad ecco questo me lo trova subito quindi faccio la ricerca qui visto che ho lo stesso materiale ecco. eccolo qua Raidus for video ah. eccolo là così la mettiamo in quel posto <ride> allora eh, no, perché sennò <ride> trovarlo in mezzo a 8000 brani è una roba mica da ridere eh. Eh sì. allora vediamo trovo subito se vuoi raccontare qualcosa intanto che <ride> allora c'è un grandissimo artista Andrea sicuramente patrimonio italiano da valorizzare curiosità quanto e quali chitarre hai, un saluto ti auguro il meglio, Baston 21 Boston ecco 21. questa è una domanda strana, quando mm. ti chiedono quante no. chitarre hai vado in crisi no, <ride> dai. ma in realtà non ho molte chitarre diciamo che avrò una decina di strumenti tra una cosa e l'altra, tra Gibson, Fender cioè non mi piace avere eh, tantissime chitarre perché ti perdi molto no? perdi la concentrazione, cioè avere molti strumenti eh, è fuorviante e te guardo dove ce l'ho poi c'è qualcuno che la mi chiede Angel. se la solo degli angeli l'hai scritto tu o l'ha scritto Landau interessante no è molto semplice allora io ero nelle session ecco questo è anche un episodio interessante per dire come gli americani si rapportano mm. spesso con gli altri musicisti cosa che succede poi nel mondo perché mi è successo a Londra mi è successo a San Paolo del Brasile mi è successo a Buenos Aires mi è successo a Parigi cioè in città grosse dove girano un sacco di musicisti quando io mi sono trovato in studio tra l'altro a Villa Coldum era a Treviso, Treviso a fare le session per Nessun Pericolo Per Te perché una parte l'avevamo fatta a Bologna e una parte la facciamo lì arrivarono i fratelli Bisonet mm -hmm. allora, Greg Bisonet era super friendly molto, nice to you, molto il fratello Matt che era riconoscibile tra l'altro perché aveva una barba no? io l'avevo visto con Satriani aveva un altro look no? ah. invece lì aveva i capelli corti sparati a spazzola un libro di eh, il grande Stephen King grande così sul leggio e continuava a leggere questo libro a un <ride> certo punto Elmi si è incazzato no? perché fa man nah, the bass you know man the bass no? e sto qua e fa man what the problem no, era molto cazzo me ne frega a me <ride> allora io ho detto boh forse non gli interessa molto registrare no era molto discontinuo, infatti sì. a un certo punto Elmi ha rotto una matita, si è incazzato proprio. no? E mentre eravamo nell'attesa, che lui era andato via per un attimo, eh, Greg Bisonelli disse: Play together, no? E cosa suoniamo? Billy Cobham, vai, siamo partiti subito. E siamo andati avanti mezz'ora. È arrivato Elmi No, no, man, we must work, Ferm, stop, stop. E ci ha fermato. vabbè Eravamo lì, a un certo punto il fratello Bisonetti si ritirano perché avevamo fatto i brani dove suonavano loro e io mi fermo a fare Gli Angeli mm. allora Gli Angeli l'arpeggio l'ho fatto io nel disco e eh, feci un paio di assoli che mh, non voglio dire che l'ho scritto io però diciamo che molte delle mie idee che erano in quei soli sicuramente eh, le hanno fatte ascoltare a Landau, poi chiaramente ha fatto un suo assolo o comunque hanno preso degli spezzoni anche lì, la, la tecnica era un po' la Stili Dan dato che in comune con Elmi avevamo questo, questa passione che ho ancora molto mm. per gli stili Dan era fammi dieci assoli e poi io me li incollo come mi pare oppure prendo quello che mi piace di un, mm. un assolo e ne faccio una parte unica ecco a quel punto eh, credo di aver influenzato l'idea, l'impeto, certe mm. frasi, certe cose però mm, io non, non ho mai scritto una assolo da dire metto lì a scriverlo sì, quindi sì. l'ho improvvisato quello che ha fatto sì che la solo mio forse non finisse nel disco che ci fu un'altra esperienza e che mi sono sempre tra l'altro preso la responsabilità che ci fu Rock sotto l'assedio, io non andai e questo fece incazzare molto anche giustamente perché stavo facendo un disco con bacini, mi sembrava di non poter abbandonare il lavoro nato, c'è stata una battaglia strana di potere tra i due cantanti che uno voleva imporre delle consome un casino che mi hanno messo in mezzo tra l'altro, uno dei due mi ha messo in mezzo e quindi quello causò il fatto che vennero tagliate molte chitarre che su Nessun Pericolo mm. per te erano veramente notevoli, perché ci avevamo lavorato tre mesi. Quindi non mi sento di dire che ho scritto io la solo, non certo quello di Landau. Però le idee a livello proprio di ispirazione ci sono molte cose che, come anche sul pezzo Nessun Pericolo per te, proprio mm. lì tutto lo special in sette ottavi fu una mia idea, che poi purtroppo non venne segnata come tale, però vabbè. Vabbè, Chi conosce il mio stile può riconoscere molto del mio modo anche in quella, quella parte in sette ottavi. Insomma, no? Che poi sì, sì. ho ripetuto anche in composizioni mie. E okay. ti dirai, te la trovo il okay. top! Eh, te la trovo eh, piaceria, <ride> ciò sì, perché cambia nome <ride> adesso la <lo> trovo. <ride> e poi mi dicono no, l'imitazione di Mina. Eh, Mina è un casino. Eh, mm -hmm. Imitarla perché non è che è, non è, che è folcloristica <ride> come come magari la Patti o Vasco oppure non so il buon compianto Pino Daniele che aveva un modo comunque di esprimersi Mina io l'ho vista in studio molto molto un talento sicuramente fuori dalle, dalle righe cioè un talento capace di di cantare alla prima senza cioè è, è perfetta alla prima ecco c'è cioè, quella sì, dote lì però lei è molto sbrigativa, cioè insomma, quando arriva in studio dice ragazzi facciamo sto pezzo, bello, ci beviamo un caffè, ok, basta, ah, finito, ci vediamo domani, cioè molto, molto sul pezzo, insomma. Mm. E non, e magari non li, cioè, molti cantanti non amano lo studio perché si annoiano, mm. no? Quindi lei era molto rapida a cantare forse perché mh, dopo un po' si annoia in studio, sai lo studio ti deve piacere l'atmosfera sì, sì. di stare lì seduto, mixer, cosa, tacca, smonta, ah, proviamo sto microfono, prova quell'altra cosa. Ecco quindi l'imitazione è così: può essere. Facciamo questo pezzo? Non mi piace. No, questo pezzo non mi piace. facciamo un altro. Che non è antipatica, però è sì, molto. No? Sì, sì, Andiamo sì. al sodo: Det determinato, non direbbe come la patita. dove wow, un pezzo molto bello? No, una Ok, ho capito tutto. Poi non ho capito niente, però dicevo, yes, ok, ho capito. va Ecco, vabbè. Guarda, perché adesso trovato, lo trovo il oh, pezzo. Se no, eh, Sennò, tirano, tirano no, fuori qualcun altro che così... No, ma A noi ci va bene tutto. Devo eh, capire sì. dove, dove ho messo il brano, perché no. guarda, sono, sono diabolico su sta robe qua. Beh, se l'hai memorizzato ah, ecco. come memorizza i nomi mia moglie, cioè, che fa di quelle robe aspetta, no, no, eh. eh. forse l'ho trovato. <ride> <ride> no, che mi sembra tutto logico, poi invece non è logico, perché, sai, quando hai 8000 pezzi, eh. ma lo dovrei trovare, eh. aspetta che lo trovo nel frattempo eccolo qua fatto. allora acustica speciale ritornello stoppata solo, ecco vado direttamente Vabbè, al solo, vai eh? Vai. vado eh, speriamo Vabbè. che non ci abbandoni sto bagaglio Vabbè. qui se no mi incavolo vado, vai vai, vadi vadi, vadi facci facci ah. grande grande che eh, botta ragazzi risente che un po' del botta. fatto che non ho la leva eh. che lì era molto però diciamo che la 335 con i suoi 57 classica aiuta diciamo no la, 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 cioè sono come quelli che ha la raceport con dei pick up belli, certo. belli potenti certo eh. certo ma tu potresti suonare qualsiasi cosa quindi com come si dice sempre cioè lì l'uomo è il 95% della, sì. del suono e il, il resto del 5% è quello che, che sceglie il suono, quindi come dico sempre... Però ti dirò che non do mai nulla per scontato. Ah, beh, certo. Sai cosa? Ho anche delle bellissime basi fatte.. Ah tra l'altro vorrei dire solo due cose prima di passare all'altro eh, sì. sul nuovo disco che sto facendo che secondo me sarà interessante fare un'intervista proprio su questo, magari ne rit ci ritorneremo. Sto facendo un disco molto impegnativo e sono quasi agli sgoccioli perché sarà un disco che uscirà a Natale, credo. Uh -huh. Siamo in tempo. Ed è un disco che riguarda le colonne. Son... No, non abbandonarci. Non sento più l'audio. Non sento più l'audio. Non sento più l'audio. Aia. Eh, questa sera. C è... C è... Questa sera c'è eh, il buon. No, non ti sento. Tu mi senti? tu mi senti? Ah, ah, approva sì 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 approva ti, ti, ti vediamo ma non ti sentiamo più è partito è la scheda è la scheda <ride> ricollegati con l'iphone Eh, l'audio è partito eh, guarda che sei, mu sei muto però sai Gu guarda che sei a riattiva no, a riattiva l'audio ascolta perché vedo aspetta io ti vedo col microfono disattivato ecco no ad ad adesso no vedo che si è attivato però non ti sento ancora eh, prova, prova il telefono. Riprova il telefono. Peccato, peccato. Mi sa che è un cavo danneggiato. Eh, probabilmente c'è qualcosa effettivamente sulla scheda audio che la manda in palla. Adesso eh, si è anche frizzato, quindi... Allora aspetta che scriviamo di usare il telefono. eccolo qua eccomi eccolo aspetta che... <ride> eh guarda purtroppo ci deve essere un conflitto tra la scheda eh, forse sì. il computer che dopo un tot minuti tot tempo va, va fuori uh -huh. Uh -huh. ok aspetta che... cercherò di capire aspetta però che... mi senti Sì, sì, per... uh -huh. ok ok perfetto. perfetto perché io posso mettere anche il telefono ma il telefono però se io suono non mi senti ti, no. sento, ti sento dall'ambientale quindi eventualmente senza basi, ma noi siamo, noi siamo contenti lo stesso, eh. ho capito. Pro Prova a fissare il telefono in qualche modo. Sì, aspetta, che ci provo, tolgo le, 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 le cose. <ride> MacGyver, eccolo lì, eccolo lì. <ride> bisogna che ci compriamo bisogna che ci compriamo un reggitelefono Andrea non ti sento più yeah Andrea l'audio è andato via l'audio audio 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 riattiva l'audio riattiva l'audio Riattiva la eh, deve aver cliccato sull'audio. Riattiva audio. Audio su Zoom. No. Non ti sento più. Ah. Eh. Eh. Premi qua, per me riattiva l'audio, microfono microfono del telefono ecco. perfetto, oh. scusa eh. <ride> <ride> guarda stessa cosa qui, è veramente incredibile, immagino cosa, cosa diranno della connessione fantastico, incredibile però mi senti? si si sì, sì. Oddio. sì, sì senti, senti suona suona suona, dai గెక gutగగ 9గె daha ాటారల Basso, yeah, eh? Vai prendi il basso, prendi il basso. Sì, lo uso dentro il fender, però vabbè. Va, sì, eh? ma sì. yeah. Che è una cosa più easy. No, mi dispiace di questi problemi, ma eh, secondo me deve esserci un problema con il cavo di conflitto o, o con il cavo della, della Scada Audio. Che è un po' sì, eh? si? È s... il cavo dici? si sconnette. Eh, sì. Sì? Eh, Aspetta, sì. che arrivo. Eh? Sì, sì, vai tranquillo. <ride> Questo è Vasco che ti blocca. E eh, che Aiuto, aiuto, aiuto. Non nominarlo più. Ah, incredibile. Ok. Ci siamo eh, lo sento. Quindi. Braido. Versus tecnologia. Eh ragazzi, miei, così è. Così è, ragazzi, così, così, così. così. Ok. Dici del tuo nuovo mm. disco quando e dove lo troviamo. Eh, adesso glielo chiedo. Eccomi okay. qua. Perfetto. Ci siamo, mi senti? Ah, Forte e chiaro. Perfetto, ecco adesso mi sono collegato, aspetta che fisso il bagaglio qui, com'è? <ride> ecco, praticamente purtroppo non si vede molto perché adesso è ripartito il computer, magari riesco a fare un pezzo come si deve uh -huh. con, le, con lo strumento. Comunque, senti che bel suono anche se è l'ampli di basso, si sente bene? Sì, sì. sì. si sente Yeah, sì, 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 sì. Ah, bene. bene cioè, è partito il bagaglio. Eh? Eh, eh, se vuoi, proviamo a ricollegare. Magari la lascia acceso la il telefono, che magari okay. <ride> che in caso di problemi ce l'abbiamo. Eh, sì. Ce l'abbiamo acceso. acceso all allora, sai cosa faccio? Eh? Il basso lo metto direttamente nel mixer. Okay. Così si sente proprio, eh? Aspetta, okay. mio. Vai, vai, tranquillo. Eh sì, purtroppo col cellulare c'è l'unico problema che. Ehi. Ok, ricollegati con. Uh, con il PC però. Eh però si deve ricollegare. Arrivo, eh? che collego. Eh collegati col PC. Va. Cosa qua che. Oh, stasera si è spento. Pensa, me lo fa solo. Me lo fa solo con, eh, con Zoom. Sta roba qua. Tu senti adesso? No, no non ancora. No, devi, devi attac... Cioè senti dal microfono. Sì, ma devi riattaccare la. Devi rientrare sì, con Sì, sì, infatti il PC. deve partire la, la connessione. Ok. okay. Sì, Ci siamo, arrivo. Tanto ti suono qualcosa così. Allora. Eh, ma ah, che, no, però non è, senti. È che arriva, arriva fortissimo, tra l'altro, c'è. Vorrei chiedere a Andrea come ha fatto a convincere il maestro Branduardi a lasciare il campo libero per uno solo straordinario di, di pura energia rock come quello del live dell'apprendista Stergone. Allora intanto, ti attacco qui. Ah no, forse è partito, aspetta. Forse è partito. E intanto magari che parte tutta sta roba qui, no? Mm -hmm. Magari parliamo di qualcos'altro, se magari c'è qualche domanda che volevi aggiungere. Sì, c'era no? appunto, appunto la, quello di, di Branduardi che ti chiedevo. Col il maestro Branduardi ti ha lasciato campo libero in un solo rock come nel live dell'Apprendista Stregone. Sì sì, eh, sono sì, sì, ero libero, molto libero. Beh, Il tour di Branduardi è stato molto impegnativo perché facevamo tutti, suonavamo tutti i giorni però è stata una bella esperienza. Sono un'esperienza in teatri bellissimi in tutta Europa. Mm. Devo dire che mi, mi piacque molto come esperienza. Infatti, anche lì avevamo parlato di fare delle cose, di fare eh, delle registrazioni delle robe. Poi, sai, quando stai quattro mesi in tour eh, succedono tante cose. Mm -hmm. No? Cioè, anche con persone che magari sei amicissimo dopo che li vedi tutti i giorni, che ci parli tutti i giorni, dopo un po' c'è l'effetto pazzia. Che dice, cazzo vuoi, da me... cosa ascolti oggi? Cosa fai? Ma cos'è che vuoi? Ma perché mi parli? No, perché sembra impossibile per uno che non sta in tour, ma quando sta in tour tanti mesi, è lontano da casa, eccetera, eccetera. Dopo un po', sai, ti, ti parte la brocca un po', no? Dici, beh, beh, beh. non voglio parlare con nessuno, tanto suoniamo sul palco, c'è il concerto, poi chi va a cena, chi non va a cena. Però è, sicuramente è stata una bella esperienza, lì sono stato molto libero, insomma. Mm -hmm. e invece sono mi... divertito. Ecco, una cosa importante, Branduardi forse è l'unico sì. cantante con, con cui ho parlato veramente di musica. Ah. Cioè, ci siamo parlati in termini di accordi minori, settima, e con gli altri cantanti non avevo mai parlato di accordi in termini di armonia, no? Invece sì. lui... Essendo diplomato in violino, insomma, avendo il suo percorso, uh -huh. è stato bello da questo punto di vista e eh, forse ci stiamo collegando. Eh. Ecco. Poi chiedono. Sì, eccoti qua, vediamoti. Ecco. Poi disattiva, il, micro... solo de... ah, disattiva ecco. il microfono dell'iPhone dopo, eh, quando, quando ci siamo Perfetto. collegati. A parte sì? che ti posso disattivare anch'io per quello, però. Vediamo se riusciamo. Sì. Intra ecco oh, qua. allora disattivo questo ok perfetto vediamo se ecco ho disattivato il microfono ok vediamo se riesco a ah però io lo sento in ritardo eh no to togliti il microfono si sì, allora, si sì, aspetta uh, eccolo qua video ah finalmente il suono giusto che oh, deve avere questo aspetta basso aspetta un attimo aspetta che... eh, come bene. faccio a togliere aspetta che devo togliere questo Sì. devo fare qualcosa io sull'audio eccolo qua okay. l'ho messo in sala d'attesa eccolo qua dai, perfetto ecco allora metto un minus one di, di, di basso che può essere interessante ok e... stasera siamo e molto pirotecnici. Il eh, Periodo con la Pausini, anche mi hanno chiesto sì? come è stato. Eh, avevi, avevi le Frudo con la Pausini, mi, mi dicono anche. Allora, con la Pausini ho usato Frudua ah, sì, sì, perché rientrava mm. in quegli anni lì. Come mm -hmm. strumenti. Ma è stata un'esperienza. Ci sono dei pezzi suoi che mi emozionavano. Nel mm. senso che, che quando abbiamo fatto il tour in Sud America, vedere la, la gente che impazziva così e suonare <ride> delle canzoni che hanno dei testi romantici, perché in fondo anch'io sono romantico. Anche se non sembra, però, alla fine il sentimento romantico di, di, di queste storie raccontate così, dalla, da, da, insomma, con molta queste belle, queste belle armonie anche che c'erano, insomma, era molto carina come cosa. Mm -hmm. e quindi è stata un'esperienza valida. E, e chiaramente c'erano dei paletti diversi, insomma, a livello musicale, chiaramente certo. dovevo seguire di più, no? mm -hmm. le, le cose. però insomma, c'è cioè un'esperienza sicuramente positiva. Ascolta, eh, e il Modena Park? Ah! ah. <ride> Me hai mi hai che... <ride> no, no, eh, io riporto <ride> da, da ambasciatore, riporto eh, quello che cosa vedo. cosa vogliono mio. sapere del Modena Park, cosa vogliono sapere, cosa ne penso io? Del Modena Park, punto di domanda, punti esclamativi, puntini... Allora come io feci un'intervista a video gossip, la dai, lasciai no lasciai questa intervista eh. per un po' mm. perché mi sembrava giusto dire il mio punto di vista allora io non ho problemi a risuonare visto che me lo chiedono spesso io non avrei problemi a risuonare con nessuno di mm -hmm. eh. questi eh, cantanti con cui ho lavorato semplicemente però eh, io ho sempre dato rispetto e, do, e quando mi sono sbagliato comunque ho riconosciuto delle mie mancanze diciamo da un punto di vista che erano viste come mancanze appunto quelle di suonare con altre persone eccetera però esigo anche rispetto, quindi quando io sono stato a Modern Park l'ho fatto con il cuore anche quando ho saputo che il brano non sarebbe stato un brano eh, che mi collegava all'artista perché se vogliamo parlare di brani che collegano all'artista come vedi Stupendo, Liberi Liberi ehm, c'è chi dice no e quanti, cioè, tutti i brani che io ho suonato in quella situazione quindi farmi suonare un brano che non ho scritto io Solo con la chitarra sul palco, secondo me, è stato un modo strano di presentarmi a quella situazione. Era meglio forse che io non ci andassi da un punto di vista. Io l'ho fatto per i fans, però ci sono state tante cose che non hanno combaciato. In più, quando io ho fatto presente, ma come? In televisione mi avete tagliato, nel DVD mi avete tagliato perché. Eh, Ma dovresti essere contento che ti abbiamo chiamato, ma io non ho cercato quella situazione, capisci? Cioè, un conto è se io cerco una situazione che mi propongo, ma dato che mi hanno cercato loro, certo. mi sarei aspettato un rispetto diverso verso i fans mm. e verso di me, perché comunque facendo così anche i suoi fans, certo, vuol dire, da ah, me si aspettavano di sentire quei brani e eh, non esatto. quello. Io l'ho fatto, ripeto, sono contento di averlo fatto perché almeno i 225.000 che c'erano, una parte, mi ha sempre, si è sempre complimentata con me. Del mio, della mia diciamo apparizione sinceramente però eh, mi ha lasciato veramente stupito tutta la cosa avrei preferito cioè è sembrato uno smacco come dire no con me in quel momento non ci suoni sì, sì, sì. poi nel concerto, del, il concerto che prima dell'uno c'è stato un concerto eh, il concerto che si fa diciamo per i fans che comunque c'erano 30.000 persone e lì mi ha presentato e come? Eh, durante Modern Park non ha detto una parola su di me boh non lo so, cioè, se vuole essere un modo per dire sono talmente famoso che se voglio non è, ti. cioè, non faccio uscire nulla come se non ci fosse mai stato, forse era meglio non chiamarmi. Se mi chiami, fammi vedere perché la gente si è posta: la gente non è stupida e secondo me sì. si è posta a questo problema. Ah, infatti, quindi, mi ha lasciato molto perplesso. Ma infatti, ma molti, molti sono delusi del fatto che hanno comprato il DVD e non c'era il tuo interlude con consolieri con e quindi. Sì, pensa che io non l'ho neanche mm. detto Cioè, io quando eh. l'ho saputo ero a suonare in Inghilterra a Bristol dove c'era il Mason Guitar Festival e ero su a fare una roba per degli amplificatori e, e, e via email eh, mi sono sentito dire che eh, no non c'era spazio non abbiamo messo il pezzo e a me sta cosa mi ha molto insomma, mi ha lasciato così nel senso che non è, un, non è un atteggiamento giusto cioè se ti sto sui maroni perché ho suonato con altra gente non chiamarmi se il problema è quello però musicalmente sai che con me problemi non ce ne sono perché anche il pezzo dell'interludio è bene che lo sappiano tutti i fans io sono andato a Bologna a spese mie sono andato a Bologna sono entrato in studio e dopo un'ora sono uscito dallo studio e mi sono tornato a casa, non c'era una partitura scritta c'era solo una base e su questa base io ho suonato la chitarra quella che avete sentito da Modena Park è quello che ho rimparato della mia chitarra che ho fatto in un'ora di studio quindi sono anche Molto rapido in studio a fare le cose, non c'era una partitura con delle note, c'era solo una base, ben fatta però. Quindi insomma, sono, ho fatto di tutto per essere super disponibile, essere molto relax. Eh, infatti, c'è una foto che ci ritrae con Vasco sorridenti. Poi è successo quel fatto lì. Poi c'era un'atmosfera strana che non, dietro il palco molto divisoria, cioè non, non c'era quello che io mi aspettavo in una festa che festeggia. Se l'atteggiamento è io sono tutto, te non sei niente, non, non fa per me, cioè io la penso diversamente. Cioè per me puoi vendere anche puoi anche chiamare un milione di persone in un concerto, però io ho dei valori diversi per quanto riguarda il rispetto con le persone, perché io ho dato rispetto e avrei esige, esigevo rispetto, tutto certo. lì. Facendo così, beh è una cosa che rimarrà per me ha un significato preciso ma non lo dico in questa occasione lo, di, lo dirò sul mio libro se mai il significato che ha avuto quella cosa però chi ha una certa sensibilità può capire benissimo ah l'azione vedo tantissimi chiaro, i messaggi ehm. che vedo qui effettivamente eh, hanno capito hanno capito che cioè, non è stata una bella mossa quella di, di tagliare ma no anche perché di, se una persona ehm. non ti piace eh. se non, non, ti, non, non vuoi eh, più non Fai meno di chiamarla. Con... Cioè... Ecco, cioè, non questo... sono stato io che ho preso sul telefono e ho detto: Mi chiamate a Modena Park, vi prego, voglio venire a Modena Park. Non l'ho mai fatto e c'ho i testimoni di questo. Eh, sì, sì, che Andrea Inesto e, e altri musicisti sanno benissimo che non sono stato io a contattarli, ma anzi è stato chiesto il mio numero che negli anni era cambiato proprio per contattarmi e chiamarmi. Comunque, non c'è problema. Io sono contento di averlo fatto per i fans. Credo di aver tirato fuori molta professionalità e molte palle perché davanti a 225.000 persone salire e suonare con quella distanza con una band con cui non hai mai suonato, perché io con la band non ho mai provato realmente. Siamo saliti sul palco e vai e ho suonato con il batterista a 30 metri di distanza, cioè è stata un'esperienza veramente difficile emotivamente e anche professionalmente, però ho detto. Hai voluto la bicicletta, come mi ha detto proprio l'artista in questione, una volta ha detto, eh, hai voluto la bicicletta, pedala! E eh, allora mm. pedalo e ho fatto quello che dovevo fare, giustamente è un concetto molto giusto, la teoria della bicicletta, quando uno dice eh, però ce la farò, però è difficile, hai voluto la bicicletta, mm. pedala, questo è il concetto. Ed ora vi suonerò un pezzo di basso. Ok, vai. vai. <ride> o ci sono altre domande? No, ci, ci, ci sono altre domande che, diciamo, uh, che chiedono... È che non capite ragazzi, cioè io vedo le domande, ma se non, è, non è che se le ripetete 20 milioni di volte, io le faccio. Siete uh, in 3.000, eh, chiedono cosa ne pensi di Steve Barnes, Dice, visto che me l'hanno chiesto in 100.000. Guarda, eh, sì, Steve Barnes è, è tra l'altro. Siamo nati lo stesso giorno, che è una cosa strana, questa no? Uh -huh. E anche Curreri è nato lo stesso giorno, ah, ancora, cosa ancora, ancora più, più strana. strana. Perché con Barnes ho cose, molte cose in comune, Curreri sinceramente non lo, non lo conosco proprio, cioè l'ho visto a Modena Park e forse qualche altra volta, a parte come autore, come amico, no. storico eccetera, però noi quando abbiamo fatto Fronte del Palco, gli spadi sopra sinceramente non l'ho mai, mai visto, almeno nelle prove non, non mm. si è mai presentato. Steven, sicuramente è un bravissimo chitarrista. A me piaceva molto all'inizio perché sentivo che veniva proprio dalla California c'era cioè ancora quel, quel mordente. Adesso, secondo me, il suo ruolo è stato molto eh, ridotto rispetto al bass che io mi, con... che mi ricordavo. Insomma, per esempio, nel disco Nessun pericolo per te ci sono mm. delle cose sue molto belle. È un chitarrista con quando ci siamo trovati a suonare assieme, tipo a taratata, non c'era nessun problema di sorta perché ci siamo messi d'accordo subito. Insomma, certo. cioè ci siamo trovati subito in sintonia perché una volta che c'è uno che divide le cose dice, tu suoni questo, tu suoni quello qual è il problema, non certo. è che devo fare a gara o voglio, sovra o voglio sovrastare ehm, cioè, tra professionisti sta roba qua anche tra non professionisti non, non succedono se, se si mette d'accordo però è un atteggiamento molto costruttivo nei confronti del concerto se lui fa meglio quel tipo di cosa la fa lui se la faccio meglio io la faccio io molto certo, semplice certo. e c'è stato un momento infatti dopo Taratata che vasco a tavola mi ricordo e dici eh questa è la bella è il bella migliore che ho mai avuto poi è successo <ride> il casino che probabilmente c'era qualcuno che non voleva assolutamente che io tornassi lì o comunque l'avranno convinto che non era giusto sai è, Voglio dire, quando tu sei una persona che è stata amata dall'artista, perché se tu guardi i video di fronte del palco e li spari sopra, Vasco godeva di brutto quando mi vedeva farli a soli. Vedi proprio che sembra che sia lui che suona la chitarra al posto mio, basta che vedi. Cioè, vai a vederti il video e capisci tante cose. Poi negli anni ho visto il DVD degli spari sopra che mi tagliano lì a soli nel finale e mettono l'intervista. Modena par mi hanno tagliato e ho detto probabilmente non gli piaccio come persona, non li vado a genio. Cosa ti devo dire? Io musicalmente so il fatto mio, so lavorare in studio, so lavorare dal vivo e sono una macchina da guerra, molto più veloce di molti stranieri super pagati che vengono pagati in quanto a nome. Io sono anche rapido a fare le cose, quindi meno tempo, meno spesa in studio, ti faccio un esempio. Quindi ho la coscienza pulita da quel punto di vista, però se alla fine una persona proprio ha dimostrato ampiamente che non vuole saperne, ho voluto in tutti i modi cercare di farmi dimenticare in un certo senso, perché chiaramente quello che è successo è abbastanza evidente, me ne sono fatto una ragione, la mia vita va avanti lo stesso certo. e da tanti anni tra l'altro. Certo, certo. Poi aggiungo, ringrazio invece molto le cover band a tema vasco, perché comunque ho incontrato delle persone veramente in gamba. E mi sono sempre divertito moltissimo perché l'atmosfera era quella proprio di fare un concerto, di gioia. Certo, suonare con l'originale è un'altra cosa, però mi sono divertito sempre molto e, e vedo che la gente, anche l'emozione, gli è arrivata. Quindi alla fine anche quello è un obiettivo molto importante. Io non, non, non sminuisco nulla delle cose perché mi piace che quando c'è è giusto dare l'importanza che hanno, insomma, al di là del lavoro intrinseco, ma proprio anche a livello emotivo, insomma, ci sono delle serate che sono veramente emozionanti. Vabbè, ah beh, 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 io conosco molto bene la Diapason che è dalla mia parte, eh, anche sì, perché il tastierista... Eh, oh, sì. I due tastieristi hanno suonato prima uno, poi là, adesso là, con l'attuale con i rockstar, mm -hmm. e ho sì. visto dei concerti che fanno, che sono, dico, non sono come l'originale, però è tanta roba, e quindi eh, sembra essere bello. bello con Infatti, li saluto tutti eh, eh, affettuosamente. Eh, eh. Perché, no, ma sai cos'è? Che alla fine io suono me stesso in quelle situazioni, cioè risuono eh sì, sì. le cose che suonavo su quel palco, quindi ci metto la stessa energia, la stessa intensità e il risultato viene fuori, insomma. Perché quando dai delle emozioni, dai dell'energia, alle persone gli arriva assolutamente. Certo, certo. Bene. Dai, suoniamo allora. anche perché siamo quasi arrivati a mezzanotte, arrivati... ragazzi. Però sono ancora sì, 600, 630 persone, così te lo dico. Cioè, abbiamo fatto un po' di saliscendi per... Per le connessioni però devo dire che ritorniamo sempre alla grande qui. Eh, se l'audio la, non ci abbandona... Sì spero, guarda ah. perché ha, ha dato un po' i maroni eh, diciamolo. Però guarda, questo, questo, mi, questo sì. mi dà la scusa per primo risentirti, assolutamente. Sì, sì, ci sentiremo anche per le connessioni. Ci, ci, no, ci sentiremo davvero. per tante cose, ci, per ci sentiamo anche per il disco. E tra l'altro, il libro. libro, non è hai parlato al libro? Ah, ecco, no, il libro, diciamo eh. questo, eh. il libro ha avuto delle grossissime difficoltà. Allora, innanzitutto, allora si sa che l'editoria in Italia è in un momento molto difficile, perché i libri non sono certo una delle cose più vendute, si vede benissimo quello che diciamo produce eh, più a una cosa televisiva ormai, quindi i libri sono molto in crisi e anche i libri comunque devi sempre avere argomenti politici, cioè devi sempre appoggiare determinate situazioni perché se tu vuoi fare un libro che è esula da quello non, ti dicono che non sono interessati. A me mi hanno tenuto in ballo alcune grosse case editrici, che non faccio il nome perché non, non mi sembra necessario, però mi hanno tenuto in ballo 8-9 mesi per poi dirmi sì, ma un libro autobiografico non ci interessa. Quindi mi hanno fatto perdere tempo e poi mi hanno detto un'altra cosa che ignoravo completamente. Mi ha detto sì, ma tu parli di un sacco di persone. Che poi magari ci dicono: no, no, allora, visto che hai fatto uscire il libro di Bride, non ti faccio un'intervista perché dice delle cose che non mi piacciono. In realtà io ho riletto quello che ho scritto più volte e dico delle belle cose, ma dico anche delle cose che a me non mi sono piaciute. Se, non siamo, se siamo in una democrazia, non posso dire neanche questo, allora non è una democrazia, ma è diventato un pilotaggio completo di quella che è la cultura. Eh, pubblica e quindi il mio libro sto cercando di farlo uscire in altro modo mm. diviso in due parti perché c'è tanta roba quindi una parte che arriva da zero anni cioè da quando sono nato fino a, alla metà quindi diciamo 92 mm. 93 e poi riparte e si arriva fino adesso però non so quando perché in questo momento sinceramente di covid far uscire un libro Così mi sembrava di, di bruciarlo un po'. Preferisco mm. fare uscire un disco che è una cosa che comunque ci ho messo molto cuore molta mm. anima. E il libro, voglio riservarlo in un momento preciso che spero sarà migliore di questo. Insomma, certo. Certo. ecco. Bene. Sono stato esaustivo assolutamente. <ride> Ti faccio sentire un pezzo vai, vai. arabo che è mio, che dove suono sia slap che anche invece note. Così speriamo che non ci mm. abbandoni il coro. Mm, Vado. Okay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn thank mm -hmm. you succede quando suono questo brano che appena l'ho finito poi parlo così divento arabo no, Inizio. no. no il mondo eh, ti racconto questa esperienza molto bella sì, durante sì, un tour sì. di Patti pravo che dovevamo andare a suonare ad Antalya l'isola di Antalya che è di fronte alla Turchia praticamente eravamo a Budapest e lei non voleva uscire così invece io sono uscito dall'albergo, dall andai in cerca di, di posti dove suonavano e trovai un posto dove c'erano dei suonatori incredibili di Wood, quello strumento mm. che sembra una chitarra, però ecco, erano tutti, suonavano tutti. ho <ride> no, detto scusa, ho la chitarra, si può. Musician. E mi sono unito con alcuni di questi a fare delle jam session, è stata una roba bellissima Fantastico. perché hanno una tecnica. Suonano tutto con il pletro, no? Non suonano con le dita, questi, no? Però per dirti, usano questo Tutto molto mandolinato. Però fanno paura. Ho detto la faccia. E allora è stata una bellissima esperienza che sentivo mi apparteneva, anche se. Non so, forse la musica viene da un unico. Contenitore gigantesco che ah, bisogna però approfondire ed è quello ah, certo, che richiede molta certo. fatica. Ma, niente, vuol dire che siamo arrivati alla, alla fine? Eh, siamo, credo, siamo, no? eh, siamo a mezzanotte, effettivamente siamo andati. Nonostante ci siano ancora 560 persone, così te lo dico. C è, c è. Beh, allora intanto eh, ringrazio tutte queste persone che sono eh, state con noi nonostante i problemi tecnici. Eh, che, eh. Mh, è la prima volta che io registravo anche in questo modo con la stereofonia. E le cose non avevo mai fatto un'intervista così. Quindi adesso andrò a fondo al problema. E ringrazio te per questa bellissima esperienza e e ci tengo Grazie. anche a salutare dei miei ex colleghi anche che riguardano Vasco come Andrea Inesto che siamo molto amici e Daniele Tedeschi che ogni tanto ci sentiamo ma tanti altri musicisti tanti altri amici Mimmo di La Spezia poi a <ride> spazio come quelli che, <ride> quelli che vanno saluta la nonna, la mamma e cugina <ride> e saluta anche la zia No, però diciamo che volevo salutare insomma, un po' tutti gli amici, tutte le persone, Pino Quaglia di Arquata Scrivia che è un carissimo amico da oltre 30 anni, eh, ci troviamo spesso a parlare di batteria, delle, di cose, cioè anche in questo momento diciamo difficile è bello parlare di musica, trovare sempre un momento dove si può condividere la musica. Certo. Quindi ecco, spero che nonostante i problemi sia stata una bella esperienza anche per voi Assolutamente. E, e ci sentiremo veramente presto anche per il discorso del disco che... Mi sta molto a cuore, È un Ass disco molto. Ho rivissuto delle cose incredibili a risuonare dei pezzi di colonne ah. sonore di film che ho visto da ah. bambino e dopo anche in età diversa. Assolutamente, okay? assolutamente sì. Io chiaramente ti ringrazio infinitamente per la disponibilità. E, e, e comunque siamo riusciti a gestirla e portarla a casa perché non sembra impossibile. Ah. Però, cioè, tra telefono, cioè, abbiamo improvvisato. Alla grande, non quindi facile. non era facile, sei stato bravissimo e quindi Grazie. io ti ringrazio per la disponibilità, per quello che, che hai detto. Le, le, è stato, ci sono stati contenuti veramente importanti e come, come sempre, eh, qui a Fantôme, devo dire la verità, gli ospiti hanno. Eh, e spero che vi sentiate bene, ecco tutti quanti. Quindi, sì, mi eh, sono sentito eh, molto a mio agio ecco, questa... tra... come se fossi lì, insomma, ecco, infatti, una molto questa, relax, questo, questa è piaciuto. una cosa che mi fa estremamente piacere. E chiaramente, quando vuoi, basta che te... mi, mi chiami, anche per per verificare la parte tecnica e sistemarla Infatti. e crescere sempre di più, perché effettivamente queste cose qua, io dico, spero che anche nel post-Covid rimangano, perché ah, sì, tu, eh, tutto, quello, maniere, tutto quello, certo. che hai, quello che hai detto, secondo me è, è importante mantenere questo filo conduttore con... Una, con i tanti amici che questa sera si sono fermati, veramente abbiamo raggiunto numeri che non avevo mai raggiunto, eh, te lo dico perché siamo arrivati ah, a 760 grazie. quindi non era mai, non era mai successo. Eh, quindi... No, a me dispiace se ho detto anche delle cose che magari eh, a molti fans, non volevo, sai, i fans come dicevo, quelli proprio molto fanatici, diciamo, non, non vorrebbero mai sentire dire nulla che sia. Però eh, io non posso non dire dell'esperienza sulla mia pelle quello che. Una cosa non mi è andata, capisci sarei ipocrita e non potrei mentire, e poi non ce ne sarebbe motivo. Perché le cose sono state sotto gli occhi di tutti, certe cose. Quindi ah. mi è sembrato giusto essere molto sincero e dire: Ma no, che... guarda, alla fine credo che eh, diciamo secondo me un, un artista come te non ha bisogno di nascondere, di nascondere niente. Cioè, diciamo, il tuo talento eh, viene fuori comunque e, e non c'è bisogno di. Cercare di o dire, vabbè, di fare buon viso a cattiva sorte. Perché. Cioè. Ovvio che quando si arriva a certi livelli. cioè Ripeto, io questa serie non avevo mai, non avevo mai avuto così tanti ospiti, chiaramente. Quindi vuol dire che, diciamo. L'ospite, ovviamente, senza ovviamente sminuire gli altri, perché chiaramente eh, hanno dato il loro grande contributo, però se il tuo nome diciamo, è così eh, riconosciuto, cioè, è giusto che anche tu abbia le tue idee. Cioè, io condivido che certo, alla sì, fine sì, sì. la verità, che sia scomoda o no, però è sempre la cosa migliore. Eh, non c'è niente da fare, anche perché poi eh, cioè, non è che siamo. La nostra vita, adesso per carità, non è che speriamo di vivere tanti, tanti anni, però cioè, eh, abbiamo lasciato, le, le, le tracce le abbiamo lasciate, sono lì. Se, vuoi, se vai a vederle, se, tutto quello che tu dici cioè, è lì. Quindi cosa, cosa vai a nascondere? Non vai a nascondere niente. Sì, sì, Quindi a questo punto, no, qua no. è meglio confutare le cose, siamo a disposizione. Siamo certo. qui che ammettiamo uh, anche i nostri errori. Questa sera abbiamo avuto dei problemi, L li abbiamo avuti, li abbiamo risolti, ragazzi. Così che... certo. perché stare lì a guardare e criticare sono, sono capaci, tutti. Cioè, io ho sempre non ho dico detto: Venezia, eh, eh, paura di nessuno. Eh, nessuno. Eh, cioè, eh, gli unici che non sbagliano mai sono quelli che non fanno un cazzo. Ci cioè, ho sempre detto, eh, Andrea, so. cioè... Chi non rischia non rosica, eh, esatto. Cioè, ro no, sì, chi non rischia non eh, Ah, direi una cosa importante su quello che hai detto prima. Che hai citato un chitarrista che l'ho ascoltato è veramente molto impressionante perché io suonavo molto Alana Lossford verso mm. i 20-21 anni. No? Poi ho abbandonato un po' quel mood perché è talmente molto personale legato a Lossford che uso dei legati ma non così. E parlavi di Mancuso. Mancuso. Ecco, io l'ho sentito, è, è impressionante. La cosa che mi ha stupito, però, è che mi ha mandato. Un'email o un contatto di ascoltare i suoi brani senza dire ciao buongiorno, come stai? Così. Il batterista e il bassista o uno dei due. <ride> sì. Allora, io sarei più contento se mi contattasse lui okay. e se mai facciamo una cosa assieme. A me farebbe molto piacere perché è molto stimolante suonare con un talento, cioè sentire quell'energia, capisci? Mi, mi riporta anche alla mia. Quando ero piccolo, che avevo quella smania e capito di suonare. Che non mi è passata perché ce l'ho sempre. E quindi Vado. non sarebbe male confrontarsi da un punto di vista artistico fare qualcosa che ci piace dove improvvisiamo ognuno col suo modo insomma ah beh, questa, io lo lancio perché questa... mi hanno coinvolto in jam session ma non dove c'era mancuso a ah, questo allora, mi ha fatto allora, pensare l'avete allora, allora. fatto apposta <ride> <ride> l'avete fatto apposta io ve per seguito io mi faccio mi faccio ambasciatore di questo di questo sì. invito quindi visto che Matteo oh, lo conosco ed è stato uno dei primi ospiti tra l'altro anche qui a Phantom. ma anche come bassista eh? cioè, sì, io sì, potrei sì. suonare anche il basso con un che sono in quel modo cioè la musica va molto oltre lo strumento ma è il contesto generale e poi visto che è un talento come hai detto tu nuova generazione cosa? perché no? condivisione anche in questo senso guarda io l'unica cosa e concludo che non sono d'accordo mm -hmm. sono le lezioni online gratis mm -hmm. questo io credo che sia un po' un controsenso perché mm -hmm. ogni cosa costa, se tu vai a comprare certo. il pane costa, se vai a comprare il latte costa, se vai a fare benzina costa Insegnare gratuitamente è un po' sminuire la figura di una persona che comunque per imparare quelle cose si è fatta un mazzo. Quindi io avevo iniziato a fare qualcosina di lezioni, però preferisco che se un allievo è proprio motivato, mi cerca in privato e si fa una lezione a modo per lui, costruita a, su misura per quello che lui vuole che io gli spieghi. Ah, certo. su questo discorso qua Andrea a quello che dicevo prima: di anche, anche la musica, andare ad ascoltare la bella musica si paga ragazzi, cioè no, no, bisogna, bisogna imparare sì, a. gratis cioè, è niente cioè, se non, ci non, pensi, perché se gratis vuol dire che non ha, vanno, non ha valore, non ha valore, cioè, questo, è sminuire cioè, le cose, eh, esatto. Eh, assolutamente ecco. bene. Allora, bene, dai, ascolta bene. cosa dicono online, che io non vedo. Allora, aspetta un attimo, eh... così me li saluti e li do la buonanotte. Allora. Sì. E eh, infatti vedo Andrea hai tempo per fare lezioni di chitarra elettrica individuali? Sì, io ho tempo, mm. chiaramente contattatemi magari su, su Instagram oppure mm. su Facebook, no su Instagram oppure sulla mm. mia pagina del mio sito che c'è l'email mm. io vi dirò le, le, le info e poi ci si può fare, insomma tranquillamente. Poi in questo periodo in particolar modo che ci sono, diciamo, non ci sono... Sono in live, quindi i viaggi sono molto ridotti. E è una cosa che sicuramente io ho già alcuni allievi che sono contenti e eh, si fa questa cosa qua. Anche se dico la verità, io sono più attivo ancora di prima: nel senso che tra il disco, studiare, strumenti, cose, eh, video didattici, cose didattiche, cioè sono sempre dentro nella, nella vita personale, famiglia, eccetera. Eh, non, non, non ci si ferma mai, cioè, sembra quasi forse sentiamo. Le, io sento molto il fatto che invece bisogna vivere di più di prima, forse perché per questo fatto che, che siamo un po' eh beh, compressi, ass no? diciamo. Assolutamente, È vero? assolutamente. Ma parlando di, Niente, musici sì. di musicisti, l'ultima, visto che sì. l'ho individuata tra le domande, i musicisti con quali ti sei trovato più a tuo agio nella tua esperienza musicale? Allora dirò una cosa che farà molto sorridere: mm. sapete il motivo per cui io mi sono avvicinato al basso la prima mm. volta? Si. Sì. Perché su, un su Camp Das The Band dei Deep Purple un, ci sono alcuni punti dove Glenn Hughes fa questa roba qua. Io ho detto: Quello lì è uno strumento che devo suonare. Fa. Ho detto: Ma cos'è? Un elefante impazzito? Cos'è quella roba lì? E quello è stato uno degli input a suonare il basso. Poi mi hanno detto: Ma guarda che c'è anche Stanley Clark che lì sono andato fuori di testa. Eh. School days. Allora. Ma guarda, io mi sono trovato bene con tutte le persone che mi hanno chiamato a lavorare perché ognuno mm. ha voluto qualcosa da me per la sua musica. Mm. Per esempio, quando sono andato in studio con Paola Turci, che eravamo al Logic Studio, che era ancora in via Quintiliano, dove c'era ancora la CGD, ci siamo divertiti molto perché suonare le chitarre nel disco è una sgommata e via, per dirti, è molto rock. Un clima molto bello quando sono stato pregato panceri, anche lì c'è stata un'atmosfera. Quando ho lavorato per Amazzotti, c'è un'altra atmosfera. Cioè, non escludo nulla. A me quando c'è la voglia di, cioè uno dice: Io voglio che tu suoni per me. Cioè, è già una, una, un atteggiamento molto propositivo, molto positivo. E... aia. <ride> è andato l'audio è andato l'audio ah. questa sera niente questa sera non vuole funzionare l'audio mamma mia <ride> sì ma l'audio è andato a farsi bene dire Ok, mi dispiace, ragazzi. Purtroppo l'audio finito là. è andato malissimo, ragazzi. <ride> riprendi, riprendi il telefono, riprendi il telefono. Si, sì, aspetta, aspetta, che riprendiamo il telefono. Ok, vediamo. Eccolo qua. Ok, riattiviamo l'audio. Eh ragazzi, questa sera è, è veramente dura. Questa sera è veramente dura. Riattiva l'audio del telefono. Eccoci qua. Eccolo qua. Eh, bon, dai, allora ti vediamo, ti vediamo ascoltiamo dall'altra parte. L'audio è andato di nuovo a ramengo. <ride> ma non mi senti? Eh, si sentiva. <ride> wow, wow, wow. <ride> Niente, allora dai, un saluto a tutti. Eh, okay, Grazie di essere stati con noi e ci sentiamo presto. Dai, va okay? bene. Dai. Io vi ringrazio tutti quanti, Ciao. ragazzi. E mi dispiace per i problemi tecnici, ma... Promessa la prossima volta, vediamo di sistemare tutto, la rifacciamo bene, dai. Comunque, grazie, siete stati tutti grandissimi. Mi senti? Sì, sì. Perfetto. No, a costo di andare, guarda, in uno studio, eh, voglio farla bene perché mi dispiace molto che l'audio e le basi fatte bene cioè sembra veramente come suonare un disco cioè è un peccato che siamo, sia stato interrotto da questo problema eh, sì, tecnico del conflitto che c'era comunque dai abbiamo fatto il possibile almeno il finale siamo riusciti a farlo certo. niente un salutone e ci sentiamo presto perfetto okay? ciao sì, a tutti ciao ragazzi ciao. Ciao, 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 ciao ciao. buona serata ciao ciao, ciao, ciao a tutti ciao, ciao, ciao.